Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati di nuovo in diretta. Buon sabato a tutti, mezzogiorno in punto. Allora, fra mezz'ora circa il consueto punto stampa del governatore Zaia. Saluto e ringrazio subito il nostro primo ospite che ci accompagnerà proprio fino alla diretta del governatore Zaia, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelfranco Veneto, il maggiore Enrico Zampolli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Perché con lui parleremo di sicurezza, sicurezza a 360 gradi, non solo ovviamente ai tempi del Covid, ed è importante, insomma, anche in questo periodo molto cercare di dare i consigli giusti un po' a tutti su diversi fronti. Prima però un veloce monitoraggio della situazione del maltempo. Come sapete, l'allerta rossa che riguarda la zona della montagna, ovviamente per il rischio valanghe. Il prefetto ieri di Belluno ha chiuso tutte le scuole, e poi l'altra allerta riguarda il bacino del Piave Pedemontano. E allora ci colleghiamo subito con Lucio Zanato, che si trova nella zona di Fener tra Belluno e Treviso, per vedere un po' la situazione. Lucio, a te. Sì, buongiorno, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo sul ponte di Fener, quello alle nostre spalle è il Piave che arriva dal Bellunese. Sono con il presidente del Consorzio Piave, Amedeo Gerolimeto, che naturalmente ha in mano tutta la situazione. Allora, come sta andando e quali sono le criticità? E allora, siamo di fronte sicuramente a un'emergenza meteo molto delicata e importante. Fin da ieri abbiamo predisposto tutti gli interventi che erano necessari per ricevere questo momento di criticità. Sono stati aperti tutti gli sbarramenti sul Piave per consentire il transito della piena e al tempo stesso sono state schierate sul territorio con un rafforzamento della reperibilità tutte le persone. A questa mattina noi avevamo una portata media sul Piave stimata sopra i 500 metri cubi al secondo, che però sono in rapida ascesa. In rapida ascesa soprattutto perché sta piovendo purtroppo molto anche in montagna, e non solo nevicando, ma piovendo, e questo è un problema per il nostro territorio. Quindi la criticità sarà nel pomeriggio e nella notte. La criticità si svilupperà nelle prossime ore e purtroppo è proiettata a lungo tutta la giornata di oggi e anche fino verso la mattinata di lunedì, e l'aspetto delicato di questo è proprio il fatto che dura nel tempo, perché nel primo periodo noi abbiamo la capacità di trattenimento dell'acqua anche del territorio, del terreno, mentre adesso, man mano che passano le ore, evidentemente la capacità di trattenere l'acqua è sempre minore e finisce nei nostri canali e nei fiumi. Ecco, qual è il punto della marca che vi preoccupa di più? Beh, diciamo che la situazione critica che noi abbiamo oggi bisogna capire sempre dall'intensità della pioggia che arriverà nei prossimi giorni, perché il territorio nostro è tutto un territorio abbastanza fragile da questo punto di vista, anche se è governato. Forse più che il Piave, magari la Venale e i corsi d'acqua più torrentizi. Ecco, allo stato attuale noi abbiamo sia la Venale, sia il Livenza, che il Monticano, che oggi sono, in questo momento sono sotto controllo e non ci sono grosse problematicità. Però, attenzione nelle prossime ore, perché la portata, a seconda dell'apporto dell'acqua e dell'intensità della pioggia, potrebbe cambiare velocemente. Ecco, il vento di scirocco e quindi la capacità della laguna di prendere potrebbe fare anche la differenza? Evidentemente, rallentando il deflusso dei fiumi in laguna, questo è un problema, e soprattutto le temperature alte in montagna. Io dico, questo è l'altro problema importante che farà crescere velocemente il Piave. Nicola, se hai domande? Grazie, no, grazie Lucio, grazie davvero per questo importante report. Poi ovviamente ci risentiremo più avanti per avere una situazione più specifica anche nelle ore successive. Vi ricordo che oggi è la situazione valanghe, parliamo quindi di montagne e di neve. Il grado di pericolo di valanghe è 4 forte nelle Dolomiti e 3 marcato nelle Prealpi. Saranno da aspettarsi, dice ARPAV, grandi valanghe spontanee lungo i pendii ripidi e i canaloni abituali in tutte le esposizioni. E domenica possibile aumento del pericolo al grado 5. L'abbiamo detto ieri, il prefetto ha chiuso tutte le scuole. C'è stato qualche problema di disalimentazione di corrente elettrica nel Vicentino e nel Bellunese, è in via di risoluzione. E poi, per chiudere questa situazione del maltempo, poi evidentemente nel punto stampa di Zaia Marghera l'assessore regionale Botaccin farà un quadro della situazione. C'è stato anche l'innalzamento
notturno del Mose, importante perché era la prima volta che le paratie del Mose si alzavano in notturna per scongiurare ovviamente l'acqua alta. Queste sono le immagini postate dal sindaco Luigi Brugnaro nella sua pagina Facebook, che dimostrano appunto come c'è stata l'apertura, diciamo, delle paratie in notturna, e dovrebbero essere abbassate verso fra poco, insomma verso l'ora di pranzo, quindi fra poco, per poi riaprirsi nel pomeriggio, ma tutto sta a vedere quello che sarà la situazione anche dei venti, come diceva Lucio Zanato, e quindi la situazione dell'alta marea. Le previsioni potrebbe rimanere poi alzato anche nella giornata di domani. Questo per quanto riguarda la situazione del maltempo, e dicevamo l'assessore Bottacin farà ovviamente un rapido aggiornamento anche durante il punto stampa di Zaia. Allora, torniamo a parlare di sicurezza. Ovviamente il Covid è l'emergenza di questi mesi, di queste settimane, e stiamo parlando da giorni del DPCM, dei comuni blindati. La prima cosa che le chiedo è cosa si sente di dire, insomma, alle persone che dovranno affrontare questo Natale particolare. Siamo tutti impegnati, in primis i carabinieri, nel cercare di garantire a tutti i cittadini, a tutte le persone, un Natale il più sereno possibile. Quindi la nostra attività sul territorio, oltre che essere presenti per quanto riguarda i consigli che possiamo dare a tutti i cittadini che hanno bisogno, anche un'attività che possa essere di controllo alla sicurezza. Sicurezza che possa evitare determinati assembramenti che possono essere sicuramente nocivi per la salute, e quindi un'attività preventiva sul territorio costante, che verrà sicuramente anche intensificata durante queste festività, proprio per garantire un sereno Natale a tutte le famiglie. Ecco, l'importante è che poi le forze dell'ordine che sono preposte a questa mansione, insomma, che sia aggiunta un po' alle tante attività che voi fate, non vengono viste, insomma, come qualcuno che vuole per forza di cosa in qualche modo rovinare una situazione, ma è appunto il vostro lavoro di controllo. Certamente, ecco, l'equilibrio regna sempre sovrano nel nostro servizio, quindi cercare non è sicuramente un intento repressivo, ma quanto una garanzia di sicurezza, di quella sicurezza necessaria in questo periodo di criticità per tutti i cittadini. Ecco, in questo periodo davvero, davvero particolare, quali sono i fronti che avete monitorato maggiormente? Truffe, furti in questi ultimi mesi? Stiamo sempre nell'ottica del garantire la sicurezza di tutti i cittadini, stiamo sicuramente impegnati in vari fronti, ci vedono impegnati nelle truffe soprattutto in danno delle fasce più deboli, mi riferisco in particolar modo agli anziani che sovente, proprio perché magari vivono da soli, vengono ad essere attaccati da parte di questi individui senza scrupoli che li approcciano con stratagemmi di varia natura e riescono a carpire in maniera subdola quella che è la loro fiducia. Quindi l'attività è sia di informazione, quindi attraverso i vari canali di punto di informazione, quelle che possono essere gli strumenti di difesa, ma anche di repressione, nel far sì che gli autori di questi reati possano essere assicurati alla giustizia. In particolare, poi ci dirà lei se questo è un dato reale, abbiamo assistito a una recrudescenza delle truffe online, o è sempre stato così, insomma, e si è aumentato il numero o resta nella media purtroppo alta? Voi particolarmente a Castelfranco siete particolarmente attivi su questo fronte. Le truffe online, si diceva, no? lo smart working purtroppo si è applicato anche ai malfattori. È un dato in crescita o è un dato costante? È un dato che stiamo monitorando, ma soprattutto cerchiamo di dare delle soluzioni immediate ai cittadini. Quindi si tratta di una tipologia di truffa che fondamentalmente è divisa in due particolari filoni. La truffa, quella cosiddetta diretta, che riguarda colui il quale compra un bene su internet, quindi viene a versare il denaro, la somma, attraverso carte prepagate o bonifici bancari, e il prodotto acquistato di fatto non gli viene recapitato. Ma ultimamente stiamo registrando anche quella che è la commissione di un'altra tipologia di truffa online, che è quella cosiddetta indiretta, ossia è il venditore ad essere truffato da queste persone senza scrupoli che lo convincono
a recarsi presso un istituto di credito, un ufficio postale, ad effettuare, a ricevere il pagamento dandogli delle credenziali specifiche. E invece, proprio su consigli che gli vengono dati telefonicamente dai truffatori, è lui inconsapevolmente ad accreditare la somma al truffatore stesso. Quindi è un rovesciamento dei ruoli. Proprio per questo la chiamiamo truffa inversa. Truffa inversa. E, poi c'è un altro tipo di truffe che riguarda come obiettivo vittime gli anziani, che magari sono meno avvezzi alla tecnologia, però anche in questo caso stiamo assistendo a ancora una volta, fasce deboli che vengono colpite, spesso anche con nuove scuse legate al Covid. Ti vendiamo il tampone, facciamo dei controlli, anche questo è bene ricordarlo. Certamente. Ecco, innanzitutto la figura del truffatore è colui il quale si presenta con modi affabili, estremamente così allettanti, e quindi riesce a carpire già da subito la fiducia della vittima. Quindi prestare la massima attenzione agli sconosciuti. Non dobbiamo dimenticare che enti, istituzioni non si presentano a casa dei cittadini se non attraverso un preliminare contatto da parte delle persone preposte a farlo. Quindi nel momento in cui uno sconosciuto si presenta alla porta, il primo compito, la prima soluzione è quella di non farlo entrare. Ecco, anche in epoca Covid, sovente persone si sono presentate per operatori sanitari che non lo erano e approcciando le vittime, mentre magari una persona parlava con la vittima, il complice riusciva poi a girare per le varie camere della casa e a asportare monili in oro, gioielli e denaro talvolta. Ecco, e un'altra cosa importante credo da ribadire, soprattutto per gli anziani, non fidatevi di chi si spaccia per amico del figlio, amici dei figli, vi chiedono denaro. Cioè, la condizio sine qua non, il limite è quando si chiede del denaro, immagino sia questo, no, l'elemento. Assolutamente, e anche nel momento in cui non si conosce una persona, perché magari si hanno avuto contatti precedentemente, ecco, diffidare comunque, chiamare il 112, chiedere aiuto magari a dei parenti, e in questo caso il consiglio anche magari anche per il vicinato stesso di prestare attenzione quando possono vedere magari anziani da soli avvicinati da persone che non sono conosciute. Ci diceva prima che avete assistito a un aumento del furto con dell'abbraccio. Sì, a partire dall'estate scorsa, ecco, c'è stata questa recrudescenza di questa particolare tipologia di truffa. Truffa e talvolta furto. Questi anziani sovente vengono avvicinati per la strada con una scusa, può essere una banale scusa di un'informazione stradale o anche millantando una conoscenza con un familiare. E con maniera veramente subdola, ma anche repentina, vengono avvicinati, abbracciati e privati queste persone dei ori, orologi, e senza neanche che possano accorgersene si trovano poi a verificare il furto. Quindi in questo caso sono vittime maschili soprattutto? Maschili, ma abbiamo registrato anche donne che magari avvicinate con la scusa di conoscere i figli, e quindi quel normale atteggiamento di difesa che normalmente si ha viene ad abbassarsi, e quindi l'approccio con la vittima gli consente a questi malfattori di porre in essere il loro intento. Ecco, in questo caso come ci si può tutelare? Perché qui è difficile evitare una situazione del genere. Ecco, in questi casi nel momento in cui notiamo che una persona si avvicina, avere quell'accortezza di evitare contatti fisici e magari se si trova in difficoltà chiedere aiuto a un passante o se si dispone di telefono cellulare nell'immediatezza telefonare al 112 e saremo ben lieti di poter fare un controllo nell'immediatezza. Mi viene da dire che in questo periodo magari è anche più facile evitare il contatto vista la situazione Covid, quindi forse ci si può tutelare meglio, però comunque si casca lo stesso? Però ecco, non dimentichiamoci che sono persone molto abili nel fare questo, e quindi l'invito è quello di diffidare degli sconosciuti. Capitolo delicato, quello dei furti. I furti in casa tante volte li raccontiamo perché certo la truffa è particolarmente spregevole perché vede vittime gli anziani nella maggior parte dei casi, ma il furto è una violazione, insomma una violazione anche della propria intimità. Situazione dei furti in casa com'è? Beh, innanzitutto il furto in casa è un reato estremamente fastidioso, grave, perché una vittima viene violata in quello che è la sua intimità familiare. Quindi anche il legislatore ha previsto
una autonoma fattispecie delittuosa, che è quello del punto del furto in abitazione, con una pena piuttosto severa e degli strumenti normativi anche importanti. Quindi l'indicazione, il consiglio che possiamo dare quando si esce di casa è quello che può sembrare banale, ma purtroppo non lo è, quello di assicurarsi che tutte le finestre siano chiuse, le porte chiuse a chiave, quindi non semplicemente accostare la porta, ma verificare che la mandata sia attiva. Questo al fine di verificare quello che talvolta avviene, che il malfattore, semplicemente utilizzando una carta telefonica o una scheda magnetica, possa inserirla e aprire il nottolino della porta. Quindi non basta chiudere semplicemente? Ecco, no, bisogna accertarsi di averlo fatto con la chiave e poi, se chiaramente strumenti di difesa importanti, possono essere anche l'installazione di impianti d'allarme o videosorveglianze, che poi consentono anche a noi poi di indirizzare le indagini e arrivare anche all'identificazione dei responsabili. Allora, fra pochissimo continuiamo la nostra chiacchierata con il maggiore Zampolli, pubblicità e torniamo in diretta. Di nuovo in diretta, rieccoci nella nostra edizione straordinaria, fra 10 minuti circa la conferenza stampa del governatore Zaia, siamo di nuovo sempre con il maggiore Enrico Zampolli. Tornerei a parlare di truffe, per dare modo agli anziani che ci stanno ascoltando, insomma, di come dire, segnarsi i vostri preziosissimi consigli. La casistica delle truffe nelle quali cadono gli anziani. Le truffe sono, diciamo, si presentano in vari aspetti, varie tipologie, quindi sono varie variazioni purtroppo. E quindi ora una truffa che è opportuno richiamare l'attenzione è sicuramente quella del falso incidente stradale, quando la vittima viene telefonicamente contattata da una persona che si dichiara avvocato, incaricato di seguire un sinistro stradale occorso al figlio. Questo genera subito nella vittima un impatto psicologico importante. Che fa abbassare un po' le difese. È questo, sì, sì, è questo. E già il fatto appunto di presentarsi bene in maniera forbita, con toni appunto assolutamente anche rassicuranti, fa sì che la persona che viene contattata presti attenzione e ascolti quello che l'interlocutore le dice. Vengono chiesti solitamente agli anziani monili in oro o denaro, quale cauzione, va precisato che nel nostro ordinamento non è prevista la cauzione, per evitare l'arresto. Immediatamente dopo un complice si porta presso l'abitazione della vittima e lì ritira quello che può essere tutti gli ori di famiglia e il denaro che custodisce all'interno. Ecco, un danno che, oltre all'aspetto patrimoniale, talvolta riveste anche, dal punto di vista del contraccolpo psicologico, un forte danno. Anche perché talvolta i monili che vengono consegnati a questi malfattori sono gli ori di famiglia o anche regali di parenti defunti. E questo è particolarmente odioso. Poi ce n'è una particolare che mi ha incuriosito. Ne parlavamo prima, il controllo dell'oro in frigorifero, è così? È un espediente che questi malfattori adottano. Si presentano a casa degli anziani, chiedono loro di verificare monili preziosi che hanno in casa e, per evitare che questi preziosi vengano corrosi da una non meglio precisata sostanza che gira nell'aria, chiedono di collocare questo oro all'interno del frigorifero. Poi vengono distratti magari da un complice in un'altra camera e nella prima occasione favorevole il complice preleva quello che è il malloppo messo nel frigorifero e tutti e due i due truffatori guadagnano la fuga, magari a bordo di una macchina condotta da un terzo soggetto. Dalla vostra esperienza, dopo quanto tempo l'anziano si accorge di essere stato truffato? Perché anche questa, la tempistica è importante. Beh, non passa molto tempo. Purtroppo una volta che questi sconosciuti se ne sono andati, prende coscienza di essere truffato e subentra talvolta quell'elemento di vergogna e di confessione anche nei confronti dei figli di quello che è successo. Ecco, in questo ci teniamo anche a raccomandare ai parenti di rassicurare qualora questi episodi accadano e tranquillizzare, che sono cose che purtroppo succedono, non dovrebbero succedere, ma succedono, ma evitare il più possibile anche delle conseguenze psicologiche nei confronti della vittima.
Quanto è importante che ci sia la collaborazione delle persone nella vostra attività, non solo in questo campo? Sto pensando magari in questo campo, se i vicini di casa sanno che c'è un anziano da solo, insomma, controllare e insomma, che ci sia una collaborazione attiva delle persone. La rete informativa è importante, non solo nell'ambito delle truffe, dei furti, ma in linea generale noi abbiamo bisogno che i cittadini si segnalino tutte le situazioni che ritengono sospette. Starà poi a noi, una volta intervenuti, verificare se ci sono fondamenti oppure no. Però nel momento in cui ci sono queste fasce deboli che possono essere sole, ecco, l'auspicio è che anche il vicino di casa possa dare un occhio vigile alla persona che ci sta accanto, in maniera tale che se ci sono situazioni di criticità o situazioni di pericolo possa subito contattare noi e anche porre un freno a queste problematiche. Quindi il non voltarsi dall'altra parte, insomma, bisogna essere attivi in questo senso. Riteniamo che sia fondamentale la collaborazione del cittadino e sempre più importante anche e soprattutto nel nostro lavoro. Torniamo ai furti. Lei diceva prima che entrassimo in pubblicità, è importante ovviamente avere anche chi lo se lo può permettere un sistema di allarme, un sistema, però spesso questo non basta. Ecco, riteniamo, tornando anche al discorso, che l'attenzione a quello che ci succede intorno è fondamentale. L'importante sono le difese passive, il chiudere la porta, le finestre, il sistema di allarme, la videosorveglianza. Ma l'aiuto tra i cittadini e le segnalazioni sono per noi fondamentali. Talvolta un individuo sospetto, non mai visto prima in un quartiere residenziale, un'autovettura a bassa velocità che controlla la zona e una segnalazione tempestiva al 112 può impedire la perpetrazione di furti. Un tema che non abbiamo toccato, la sicurezza stradale, chiaramente in questo frangente, in questo momento, soprattutto nel periodo del lockdown, era un po' particolare, ma anche questo è un altro fronte sempre molto importante, anche qui ci sono i vostri controlli, gli alcol test, ma non solo. Esattamente, noi siamo impegnati notte e giorno nel presidiare le strade, nel verificare che non vengano adottate condotte contrarie a quelle che sono le norme di circolazione stradale, ma quello che invitiamo è la prudenza, soprattutto anche in questi periodi di maltempo dove il manto stradale viscido o anche il ghiaccio può rendere possono accadere sicuramente incidenti. Quindi limitare la velocità e attenersi a quelle che sono le norme della circolazione stradale. Do un veloce aggiornamento di cronaca, vi faccio vedere, è legato un po' al maltempo, questa è una foto dei Vigili del Fuoco che ci racconta di una coppia di 25-26 anni che è rimasta bloccata la scorsa notte a Cima Grappa da una tormenta di neve nella zona di Asolo. Fortunatamente sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco, ma la situazione era particolarmente preoccupante nelle fasi iniziali. E poi purtroppo anche un caso di un incidente mortale sul lavoro avvenuto la scorsa notte a Sandona di Piave, dove un giovane operaio di 23 anni è rimasto stritolato da una macchina utensile, da un tornio. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il giovane, sul posto appunto i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Questa è un po' la situazione della cronaca. Vedo che c'è sempre il collegamento con Margheri in attesa di quello che dirà il governatore Zaia. Siamo in attesa di capire anche se ci sono novità proprio sul DPCM. Ieri Zaia, insomma, ha fatto una specie di appello al governo per ripensare proprio a quel punto dolente degli spostamenti stoppati tra i comuni anche in zona gialla il 25, il 26 e il 1 dicembre. Peraltro anche una parte di alcuni senatori del Partito Democratico, fra questi il veneziano Andrea Ferrazzi, si è detto d'accordo, insomma, a chiedere al governo proprio un passo indietro su questo. Allora torniamo alla questione Covid. Diceva prima all'inizio, importante è il senso di responsabilità, insomma, della gente, e questo può aiutare anche a vivere meglio una situazione che è particolare per tutti. Certamente, i nostri controlli sono appunto indirizzati nel dare una presenza rassicurante sul territorio. Le nostre stazioni carabinieri, che sono dislocate anche a livello dei paesi, cercano il più possibile di dare questo senso di vicinanza. Quindi nel vedere nel carabiniere in divisa una persona alla quale poter chiedere consiglio, ma anche rassicurazione. Quindi la nostra presenza sul territorio deve essere un motivo di sicurezza in questo momento particolarmente delicato. Ecco, peraltro, tornando agli anziani, spesso, no, si vedono anche delle scene particolari, i carabinieri che
ricordo alcuni casi carabinieri che fanno compagnia anche a alcuni anziani che chiamano perché si sentono soli. C'è questo rapporto particolare della vostra figura anche con gli anziani, è vero? E quello che erano i casi pratici a cui pensavo prima. È capitato anche di recapitare dei farmaci urgenti a degli anziani, magari di notte, e non avendo dei familiari disponibili perché sono da solo in casa, noi siamo stati ben lieti di recapitargli le medicine a casa. Non dimentichiamo che è stata fatta anche un'iniziativa importante per quanto riguarda il ritiro delle pensioni. Varie nostre stazioni carabinieri sono state impegnate nel ritiro, un accordo con Poste Italiane, e proprio per l'emergenza Covid, nel ritiro, certo. Delle pensioni e nel recapito direttamente presso gli anziani. E per noi è motivo di grande soddisfazione, perché un sorriso di una persona in difficoltà che apprezza un nostro gesto per noi è fondamentale. E certamente ha una sua valenza. Vedo che si sta muovendo qualcosa, ma è ancora una prova tecnica, credo, a Marghera. Questo Covid che ha investito un po' tutti noi, chiaramente ha cambiato un po' la nostra vita, anche il nostro modo di lavorare, come vedete, insomma, ci ha immersi in una nuova tecnologia, in un nuovo modo di rapportarci anche con le persone. Da carabiniere, come l'ha cambiata questa situazione, questo anno davvero particolare? Sicuramente i nostri compiti di istituto sono sempre stati quello di preservare la sicurezza. Ora, come fronte sicurezza c'è anche quella e soprattutto di preservare la sicurezza sanitaria dei cittadini, quindi evitare gli assembramenti, dare indicazioni utili perché queste situazioni non debbano verificarsi e il più possibile dare quella rassicurazione sociale che la nostra presenza sul territorio costante può cercare di dare. Cosa la preoccupa di più? Ma non c'è più il tempo di chiederglielo, casomai glielo chiederemo la prossima volta. Sì, allora, grazie al Maggiore Enrico Zamponi, grazie davvero per tutti i consigli che ha dato. Ricordatevi, fate sempre riferimento alle forze dell'ordine e ai carabinieri in questo caso. Grazie davvero. Saluto grazie a tutti e saluto anche il gruppo delle mamme e dei papà che sono qui per il progetto di Fusina. So che sono state incontrate dall'assessore Lanzarin, dall'assessore Bottacinga, dal dottor Dell'Acqua. Leggevo, mi riferivano che c'è questa proposta di biomonitoraggio, vedremo con la prevenzione, con la dottoressa Russo di organizzare un tavolo tecnico e capire cosa si possa fare, ben volentieri, se riesce a mettere in piedi o no. Non sono un esperto di ste robe, ma insomma se lo hanno fatto altri non capisco perché non lo possiamo fare noi. E quindi penso che quando vi trovate? Nel giro di una settimana vedranno di fare questo incontro. Detto questo, passerei subito al bollettino, così economizziamo sui tempi. I tamponi oggi sono 2.870.960. Per l'esattezza vi do due dati. Questi sono tamponi molecolari. Esattamente nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 16.386 tamponi molecolari. I tamponi rapidi, quindi gli antigenici, sono stati nelle ultime 24, sono il totale, lo vedete, c'è 1.128.467. Nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 35.677. Per un totale con i molecolari di 52.063. Avendo noi nelle ultime 24 ore 3.607 positivi, ne viene fuori che sui 52.063 tamponi totali i positivi sono una percentuale bassa, 6,93. Vi ricordate i dati 17% che vedevamo in TV? Ecco, se noi, voi sapete che peraltro adesso in virtù della nuova circolare i tamponi vanno sommati, quindi non c'è neanche più l'imbarazzo nel dire queste cose. Quindi 6,93, ieri era più alto perché era 7,51. Il numero dei positivi da inizio di questa tragedia sono 161.805. Attualmente di positivi ne abbiamo 74.958. I ricoverati in questo momento sono 3.059, questo proprio il totale.
che passa purtroppo di gran lunga il totale massimo dei ricoverati della prima fase. Noi siamo arrivati nella prima fase sui 2004, dei quali, di questi 3059, 340 sono in terapia intensiva e 2719 sono in area non critica. Quindi abbiamo avuto un carico in ospedale e area non critica di 15 persone, in terapia intensiva di più 3. Totale dei morti nelle ultime 24 ore, il dato è sicuramente importante e preoccupante, 108, 4173 morti. Spero siano finiti anche i dibattiti è morto con Covid o di Covid. Di certo questa è la stragrande maggioranza di morti che se non aveva il Covid viveva qualche giorno in più, o qualche mese in più, qualche anno in più o anche anni in più. I dimessi sono 7.740 più 92. Allora, due considerazioni. Noi poi c'è qua il dottor Rosi, voi sapete, il dottor Rosi è il coordinatore di tutta quella strategia delle terapie intensive in Veneto. Noi siamo oggi in una fase, speriamo, di parte alta delle curve, come vi ho detto in questi giorni, lo confermano i grafici. Però è vero che stiamo parlando di Covid e se da un lato la tendenza timida è quella che si vede che tutte le curve tranne Venezia hanno una tendenza a scendere, ma è timida, ma è anche altrettanto vero che il Covid ci abitua a cambiamenti repentini, per cui oggi non possiamo tranquillizzare nessuno. Faccio un discorso che secondo me è doveroso fare all'inizio della maratona natalizia. Lo dico perché questo è il weekend, il primo weekend delle festività natalizie, diciamo, dove si entra nel periodo strenne natalizie. È un weekend che rischia di diventare anche un weekend lungo dello shopping, perché c'è oggi, c'è domani, c'è lunedì e c'è martedì. Informo già che abbiamo fatto una verifica, il prefestivo di lunedì è prefestivo, quindi i centri commerciali e i parchi commerciali sono chiusi in base al DPCM, perché c'è stato chi giustamente ci ha chiesto ci potete dare un'indicazione. Il lunedì è un prefestivo anche per il DPCM, per queste strutture che devono essere chiuse. L'affluenza e le grandi masse che si spostano oggi ancora ci portano ad essere la prima regione d'Italia per R-Con-T. Per carità, non abbiamo un R con T oltre il 2 o il 2. Diciamo che in questa situazione siamo noi ad avere l'1,11, che tanto per capirsi un mese fa avere l'1,11 voleva dire essere i più virtuosi della situazione. Oggi siamo quelli che hanno l'R con T più alto. Diciamo che da noi cala, e siamo passati dall'1,22 all'1,11 e poi immagino che si limerà ancora, ma cala lentamente. Allora, se da un lato il motivo è che siamo pieni di tamponi, facciamo tanti tamponi e questo incide tanto sulle trovare positivi, contact tracing, il nostro contact tracing raggiunge l'85%, a differenza di altre realtà che magari non riescono neanche più a controllarlo, però è pur vero che la mancanza di distanziamento sociale fa la parte del leone su questa partita. Noi siamo fortemente preoccupati, perché ci aspettiamo e ci dovremmo aspettare delle curve che comincino a virare. Non esiste che adesso l'alibi sia che è colpa del fatto che siamo stati in zona gialla. Cioè non è che funziona che se il papà ti dà i soldi e tu li spendi per drogarti è colpa del papà perché ti ha dato i soldi, potevi andare a comprarti il gelato, le caramelle o altre robe. Il Veneto è in zona gialla perché è virtuoso nei 21 parametri, è in zona gialla perché ha saputo gestire bene la condizione sanitaria, ma oggi la pressione si sente, con 3.100 pazienti la condizione si sente. Se i cittadini ci danno una mano e ci diamo tutti una mano e ci mettiamo d'impegno, evitando ogni forma di assembramento, ne veniamo fuori velocemente. Altrimenti dobbiamo lasciare il futuro con un punto di domanda.
Allora qua si spacca, il mondo si spacca sempre in due. C'è chi vorrebbe il lockdown generalizzato tra i veneti, chi vorrebbe la fine di ogni forma di restrizione. Noi ci abbiamo messo impegno, perché ricordo che abbiamo adottato misure che non ci sono neanche nelle zone rosse. Il cliente ogni 20 metri quadrati, la chiusura di tutti i negozi la domenica, la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita. Però abbiamo anche visto che comunque l'assembramento c'è stato. E capite che oltre il muro del suono non si va. In fisica lo si studia questo. Nel senso che noi non è che possiamo teleguidare le persone, perché sarebbe un fatto assolutamente, anche se qualcuno lo potesse fare, sarebbe una roba negativissima. Più che dare raccomandazioni non possiamo fare. Dottor Rosi, l'ho chiamato qui oggi perché darà uno spaccato di cosa sta accadendo nelle terapie intensive, sia sulle fasce d'età, perché c'è anche una parte di popolazione purtroppo che si mette il cuore in pace, tanto dice, ma tanto io non ho più di 70 anni, tanto io non ho più di 60 anni, tanto io non ho più di 80 anni. Poi la verità è che nelle terapie intensive entra di tutto. Poi il dottor Rosi vi dirà anche quali sono i numeri poi e gli esiti delle terapie intensive. Però l'appello che faccio io ai cittadini è di evitare fortemente gli assembramenti. E purtroppo noi vediamo che ci sono fiumi umani che si dirigono verso i centri cittadini. Pensate, anche qui, poi verrà l'assessore Bottacin per parlare del tema allerta meteo, che è un'informazione che vogliamo dare. Stavamo valutando, io ho detto, vabbè, ma facciamo un appello, e un appello lo devo fare sul fatto della movimentazione in montagna. State fermi, state a casa, cioè, non, cioè abbiamo frane dappertutto, rischio valanghe dappertutto, ha nevicato tanto, in maniera importante. Vedete che possiamo tranquillamente in questa stanza stare con le porte aperte perché c'è, è sciroccosa l'aria, cioè è caldo. Voi capite che queste sono le congiunture astrali che creano ovviamente smottamenti, frane, valanghe, e poi magari se sopra ci piove viene fuori anche tutto il tema alluvionale. Quindi capite che noi vedere i serpentoni di persone che nonostante l'allerta meteo si dirigono verso la montagna, ci chiediamo che senso ha. E ribadisco, la zona gialla ne viene fuori perché comunque abbiamo una squadra di sanitari che sono stati veramente in gamba, non come dice qualcuno che abbiamo aumentato a sproposito i letti per non andare in zona rossa. Guardate, in zona rossa non si va per il numero, non si resta fuori per il numero di letti, perché al manco bisognerebbe informarsi prima, no? Il vero tema è l'R con T, i veri temi sono la pressione e la gestione del contact tracing, che è importante per tra i parametri, e altri parametri come quello del tasso di occupazione della terapia intensiva. Quindi io dico questo, guardate, veramente non ha, cioè io spero che queste vacanze di Natale ci portino il regalo di vedere le curve che calano. Però ogni cittadino sappia che la responsabilità sta in ognuno di noi. A questo punto la responsabilità non la si può più delegare alle istituzioni o al vicino di casa. Ognuno di noi deve fare comportamenti compatibili e rispettosi di quello che è la salute pubblica. Mascherina, igiene e no agli assembramenti. Io passerei la parola a voi per delle domande e poi subito al dottor Rosi. Allora, cominciamo con Federica, ho visto il dito di Salmaso, Nicolucci Moro, poi in quest'ordine. Grazie, buongiorno Presidente. Ciao. Devo riferirle due appelli che sono rivolti a lei, di cui anche in parte abbiamo scritto oggi, ma sollecitano comunque un suo commento e una sua risposta. Allora, il primo è relativo ai giovani medici. Mi ha scritto in particolare Laura Trento, che è una giovane medico di Rossano Veneto, a nome però di, penso, un centinaio di medici che hanno mandato oggi una lettera, forse l'avrete anche ricevuta in mattinata. Non l'ho vista. Comunque, a beneficio del pubblico che ci segue, riassumo brevemente. È la vicenda delle scuole di specializzazione con il concorso effettuato il 22 settembre, 23.000 partecipanti in Italia, 14.500 posti,
Di questi che dovrebbero entrare, questi 14.500 sono ancora fermi in attesa di sapere qual è il loro destino, perché una serie di ricorsi al TAR, contro ricorsi al Consiglio di Stato, burocrazia del Ministero e dell'Università bloccano la graduatoria almeno fino al 15 dicembre. La presa in servizio sarebbe il 30 dicembre. Poi ci sono gli altri 9.000 che restano invece esclusi. Chiedono alla Regione di farsi portavoce presso il MUR, appunto, per i due filoni, insomma, cioè chi entra comunque tardi e chi non entra proprio. Grazie. Assolutamente sì, ma guarda, di questa vicenda siamo a conoscenza. Purtroppo è un caso che si ripete ormai ciclicamente, no? Il tema dei ricorsi poi manda in palla tutto, perché poi c'è l'attribuzione delle sedi della specialità. Ne ho intenzione di parlarne direttamente col Ministro, cioè, probabilmente ne parlerò anche oggi, perché lo sentirò anche oggi, ma questa è una partita che va risolta a livello nazionale con un minimo di piglio e di determinazione, perché se deleghiamo tutto ai tribunali e al fatto di attendere sentenze o altro, in un momento nel quale i medici sono, come si può dire, linfa vitale per la nostra comunità, direi che è fondamentale farli lavorare e metterli nelle condizioni di lavorare. Ragazzi, sfondate una porta aperta, vi ricordo che noi siamo quelli che hanno per primi rotto, come si può dire, la sacralità, ipotizzando, ve lo ricordate, no? L'assunzione nei pronto soccorso dei medici laureati abilitati. Ne venne fuori un casino. Oggi se dovessimo rifare quel provvedimento, probabilmente nessuno direbbe più nulla. Per cui hanno ragione questi ragazzi, questi professionisti, perché sono già tutti medici, tra l'altro. E ne parlo. Ma ne parlo, guardate, ma è una roba, cioè, che grida vendetta, cioè, ma non per dar ragione a loro. A noi servono medici, punto. Tanto è vero che l'assessore Lanzarini ha fatto gli accordi con la scuola di medicina per addirittura avere gli specializzanti che entrino velocemente nelle corsie, che siano diciamo operativi, figuratevi se noi non abbiamo interessi ad averli ovviamente operativi da subito. Albino Salmaso. Scusate, no, dal secondo. Secondo appello, scusate. Donami, ero dimenticato. Nessun problema. Il secondo è relativo invece al tema che le sottoponevamo già ieri, cioè quello degli emigranti. C'è un cortocircuito di informazioni a livello di Ministero degli Esteri sulle istruzioni da seguire per il rientro dall'estero per Natale. In particolare oggi abbiamo pubblicato l'appello a lei rivolto da Monica Ferro, che è una vicentina di Malo che da 10 anni sta a Londra. La Farnesina non è a tutt'ora in grado di dirle che cosa fare, cioè se fare i test rapido o molecolare, se la quarantena, ci sono indicazioni contrastanti. Anche questa lettrice dice: so che non è competenza della regione, ma so anche che magari Zaia può fare pressing sul governo. No, ma noi potremmo anche fare chiarezza e magari chiederò a sto punto alla dottoressa Russo di chiarire questo aspetto. Sinceramente questa questione mi è stata posta anche ieri sera da altro estraneo, mi ha scritto il telefono e io ho risposto. Io ho guardato il Ministero della Salute, c'è l'elenco dei paesi, a meno che non sia, cioè, se mi sembra aggiornato, c'è scritto Gran Bretagna, ci arrivi, punto, cioè non c'era una quarantena da fare. No, Gran Bretagna fa parte dell'elenco C di sì, paesi, del gruppo C, che prevedono invece proprio la quarantena dal 21 dicembre al 6 di gennaio. È prima che non è prevista, è nella finestra. Ah, per la finestra, ho capito. Esatto, però al tempo stesso, perché abbiamo consultato il sito del Ministero degli Esteri, tra le FAC, quindi gli esempi pratici, viene detto: però se un cittadino italiano residente in Belgio, che è un altro dei paesi della fascia C alla pari del Regno Unito, vuole entrare in quella finestra natalizia, però aggiunge per motivi di lavoro, non si capisce perché uno che sta all'estero deve rientrare a Natale per lavoro, comunque questo è, no, a quel punto deve fare il test, quindi c'è un'indicazione comunque contraddittoria. Beh, se ci fai avere magari direttamente la nota di questa signora, ci viene ancora più rapido porre il quesito. Grazie. Albino Salmaso. Ecco, Presidente, io avrei alcune domande che arrivano, come detto, questa rubrica molto rapide. Poi, se fosse possibile, mi piacerebbe approfondire con lei, senza ovviamente portare via spazio ai colleghi, qualche aspetto del piano regionale per la ripresa e la resilienza, quello che avete approvato lunedì in giunta con i 25 miliardi di richieste. Quello del recovery? Del recovery, sì, se fosse possibile. Allora, beh, intanto una domanda di carattere generale: c'è qualche novità da Roma dopo l'appello che lei ha lanciato? Perché, no. Ecco, quindi inutile che insistiamo su questo aspetto. No, al momento non ci sono novità. No.
Va bene, allora le domande sono queste. Il sistema dei tamponi rapidi nelle scuole per testare le classi in presenza di un positivo stanno procedendo senza intoppi o è vero che ci sono ritardi e mancano fondi per questa attività? Questa è Romina da Venezia che scrive questo. Ma no, guarda, fondi no, mancanza di fondi no. Sicuramente non, l'efficienza non è al 100% perché la mole di, l'ho detto prima, il contentrancy riesce a coprire l'85%. La priorità sulle scuole è fondamentale, però è altrettanto vero che insomma la macchina è fatta di uomini e donne. Considerate che quando tu cominci a fare 61.000 tamponi al giorno, qualsiasi formula matematica ci dà la dimensione di che esercito di professionisti ci vogliano. Va bene, poi la seconda domanda riguarda un tema che è già stato trattato. Prego. Allora, in ospedale sono consentite le visite in libera professione in ambito ostetrico materno infantile? Si prendono no. No, no, assolutamente. Sono tutte bloccate. Perfetto, e quindi... In libera. In libera, benissimo. Quindi la signora Marica che poi chiedeva sì, se una donna appunto in attesa di partorire può essere... può farsi seguire dal suo medico e quindi fare il vigile di controllo o no? Ma perché probabilmente sta dicendo io che ero abituato ad avere la libera adesso non ce l'ho più, quindi non ho più il mio medico. Chiaro. A questo punto il mio medico, che è anche medico diciamo ospedaliero, può comunque continuare a seguirmi. L'assessore penso la risolva alla volta di metà settimana sta roba. Ah, tu c'eri ieri? Sì, certo. Ieri è l'argomento che dicevo ieri, no? Cioè noi abbiamo deciso di chiudere non per fare un dispetto a qualcuno, per evitare che qualcuno dicesse avete chiuso tutto e poi garantite a chi ha i soldi la possibilità di farsi le visite a pagamento, però fatto anche di rispetto. Adesso vediamo diciamo di trovare una soluzione per riaprire, però il vero tema è che deve esserci ancora più marcato il tema della divisione, no? Dell'attività libero professionale da quella ospedaliera. Da quella istituzionale. Questo solo il materno infantile se riapriamo la libera professione. Ah beh, si doveva riaprire per tutti. Stiamo facendo i ragionamenti in base all'impatto ospedaliero. Bene, allora l'ultima domanda e poi volevo per argomento, questa è Francesca di Mestre. Sì. Dice che domenica è stata al bar con un'amica, siamo portati insieme tre quarti d'ora, poi questa amica ha scoperto di essere positiva perché ha fatto il tampone. Lei ha chiamato il suo medico di base, il medico di base non le ha imposto il tampone, lei sta, come dire, in isolamento a scopo precauzionale, perché il contatto cioè, è avvenuto dopo 5 giorni. Allora, quali sono le regole precise? Come dopo 5 giorni? Lei dice che in sostanza l'ha incontrata 5 giorni dopo la data della positività, per cui il suo medico... L'ha incontrata 5 giorni prima? Sì, prima sì. Ha ragione, quindi però il suo medico non ritiene assolutamente importante costringerla. Però guardate, lei rappresenta un contatto stretto di persona che comunque è risultata positiva, ma è risultata positiva nel momento in cui ha fatto il tampone. Certo. Nessuno sa dire quando è iniziata la sua positività, soprattutto la sua carica virale è iniziato ad essere contagiosa. Quindi adesso non voglio fare mestieri che non sono miei, però da un punto di vista di sanità pubblica penso che l'isolamento ci stia tutto, il tampone facciamo 60.000 al giorno, uno in più non è che cambiava l'idea. Cioè, poteva, allora, poi il medico fa il medico, io non sono un medico, però diciamo, era anche risolvibile velocemente se c'era questo dubbio, visto che è una situazione un po' ai limiti, un tampone rapido il medico lo poteva fare o lo poteva prescrivere, insomma. Però ripeto, io non faccio il medico. Però di certo è un contatto stretto. Per capirci, se lei avesse avuto scaricata Immuni, leggiamola in maniera istituzionale, Immuni avrebbe mandato un messaggio a questa signora, gli avrebbe detto lei ha avuto un contatto stretto perché è stata più di 15 minuti a vicina a una persona per meno di 2 metri il giorno tot. Vada, contatti il suo medico curante. Quindi questa è la procedura. Il medico a quel punto deve provvedere al test e alla quarantena, certo, all'isolamento fiduciario. Però anche questo non è vero, perché comunque è vero che c'è una finestra per i sintomi, però potrei citarti i casi, uno per l'altro ce l'abbiamo in casa, adesso non voglio dire robe, la De Berti che si è sintomatizzata il 10° giorno.
non ha mai avuto niente fino a... Adesso mi scuserà il vicepresidente se ho detto una roba personale, ma insomma è utile per spiegare. Cioè, stiamo parlando di un virus, cioè, non c'è proprio un metro. Bene, no, scusate, posso andare su allora. In questo dossier, Presidente, di 408 pagine, voi avete elencato una serie di interventi che ritenete sì. prioritari, alcuni in fascia A e poi ci sono, c'è la fascia B dove sì. Appunto il livello di urgenza è decisamente... Sono 24 miliardi, quasi 25, 6 dei quali dedicati alle infrastrutture per la competitività e poi per la mitigazione del rischio idrogeologico altri 3 miliardi. Ecco, io vorrei concentrarmi un po' sull'aspetto sanitario che riguarda, come dire, è compreso in una decina di pagine, da pagina 317, da 308 a 317. E le chiedevo questo, siccome dando un'occhiata a questo dossier, nella prima parte gli interventi sono descritti con grande precisione, cioè indicate operativamente l'importo di spesa e anche dove eseguirlo e con quali tempi, però non sono riuscito a trovare qualcosa di analogo per la parte sanitaria, anche se la richiesta è decisamente importante perché ipotecate tra virgolette 3 miliardi. Allora ovviamente io le sottopongo la questione dell'ospedale di Padova, se lei ritiene che attraverso questi documenti sia una delle priorità indicate con certo. assoluta urgenza e se me lo fa capire un po' di più, perché francamente leggendolo abbiamo trovato molte risorse assegnate alla ristrutturazione, alle norme antincendio, sicurezza e quant'altro, all'edilizia sanitaria, però non c'è, come dire, una voce come magari noi vorremmo da padovani, nuovo progetto ospedale di Padova, ipotesi di finanziamento da realizzare con, allora, questa è la domanda. Chiaro, no, ma confermo, ma il fatto che ci siano anche delle voci aggregate, intanto questo è un lavoro, cioè sono stati dei compiti volontari fatti per casa, perché noi adesso avremo un incontro urgente, abbiamo chiesto un incontro urgente come Regioni e Presidente del Consiglio. Voi capite che comunque noi come Regioni ci dobbiamo coordinare per presentare poi una progettualità e fate, siete bravi quanto me in matematica per capire che se fate la proiezione di 24 miliardi di euro su Veneto, immaginate che se la proporzione è questa, a livello nazionale i 209 miliardi devono andare tutti a noi. Certo, quindi servirebbe il doppio quantomeno. Ma sì, anche il triplo, il quadruplo. Vedo dei ministri che chiedono 200 miliardi solo per un ministero, per cui fate un po' voi. Adesso c'è da capire quale sarà la modalità. Noi abbiamo fatto un po' una lista della spesa, Albino, cioè, questo deve essere chiaro. Ovvio che l'ospedale di Padova... 36% è comunque vincolato a materia ambientale. Sì, appunto. Sì. Mi ricorda l'assessore che il 36% comunque è vincolato a materia ambientale. Considerate una cosa, che qui siamo ancora in un limbo, nel senso che non si è capito quale sarà la modalità poi di gestione da parte del governo rispetto ai rapporti con le regioni. Ma non ne pongo una questione di conflitto, dico giustamente noi siamo un braccio operativo sui territori. Noi siamo quelli che possono garantire che la spesa sia efficace e immediata, ad esempio, di queste risorse. Padova per noi resta il faro, prova ne sia che il dottor Flor sta andando avanti a sprombattuto con la partita di Padova. Cioè, se tu mi chiedi, rispetto a tutti gli interventi di edilizia ospedaliera, qual è il primo punto? Padova, punto. Ma a prescindere da questo documento in sostanza? A prescindere da tutto resta Padova, ma è anche in quel documento dappertutto, cioè, non, cioè nel senso che non... Non venga mai nessuno il dubbio che ci dimentichiamo Padova o Padova è di serie B, per noi è una priorità, insomma. Ecco, e rispetto a... considerate cosa abbiamo fatto e mi permetto di dire anche cosa ho fatto per riuscire a tirarlo fuori dalla palude sto ospedale. Nessuno si sarebbe giocato neanche un centesimo 4-5 anni fa su questa partita. Quanti mi hanno detto ma è impossibile, alla fine ne siamo venuti fuori. Adesso abbiamo un'area, abbiamo il dottor Flor come soggetto attuatore che sta andando avanti, e insomma noi abbiamo ragionevoli motivazioni di pensare che si farà, però dico che il recovery deve avere a fianco provvedimenti commissariali, ve lo dico fino in fondo, cioè nel senso che se vogliamo fare veloce queste opere bisogna che ci sia un po' di attività commissariale, perché se pensiamo di entrare nell'ottica della legge dei lavori pubblici, io vedo Treviso, sono passati ormai 12 anni.
No, ma su questa ragione concludo e poi mi taccio sul serio. Cioè, oggi i giornali raccontano appunto l'idea del Presidente Conte di affidarsi ad un gruppo di super manager, di 6 super manager per poter gestire tutta la partita appunto del recovery. Cioè, lei ritiene questa una centralizzazione eccessiva della Ma guarda, del guarda io penso che almeno il Veneto non è così, ma anche gli altri colleghi. Noi non soffriamo di complessi di inferiorità rispetto al governo. Ci sono questi miliardi di euro. A noi interessa che la spesa sia equamente distribuita e valorizzata in base alle missioni, cioè quello che di buono si può fare in questo paese, da nord a sud. Che non ci siano sperequazioni nella distribuzione territoriali. Terzo aspetto, fondamentale, che non si traduca in prebende o diciamo investimenti inutili. Perché questo è l'ultimo grande treno che passa per questo paese. 209 miliardi sono più di una finanziaria, dei quali fra l'altro 80 miliardi sono gratis, sì, certo, per tradurla in maniera potabile. Cioè ce li danno cash. Adesso abbiamo visto di questi 6 esperti, di tutta questa architettura, eccetera. Le regioni potrebbero essere sicuramente a giocare un ruolo centrale su questa partita. Comunque staremo a vedere, cioè, noi abbiamo messo nero su bianco, certo. Non eravamo obbligati, ecco che sia chiaro, noi non eravamo obbligati, noi questo lavoro ho fatto volontariamente, tanto per dire, guarda che poi tu non mi venga a dire che non avevamo progetti, che non sapevamo, da Veneti come al solito, no? Peraltro era pronto quanto? Boh, a luglio forse? Sì. Sì. Io l'ho visto per la prima volta forse a luglio. Sì, bravo. Allora, andiamo con le domande, poi dottor Rosi e dopo Nicoluzzi, Fois e l'assessore Bottacini alla fine. Allora, buongiorno. Buongiorno. Io volevo porre una domanda che arriva dalla categoria dei baristi che lavorano dentro i centri commerciali. Loro ci chiedono, nel momento in cui i centri commerciali devono stare chiusi, dobbiamo stare chiusi anche noi, il che significherebbe che per noi proprio sotto le feste dovremo stare chiusi da 7-8 dicembre, legati sabato e domenica, quindi 4 giorni consecutivi, e poi il 24 dicembre e il 31, giorni prefestivi, dobbiamo stare chiusi anche noi che lavoriamo dentro i centri commerciali? Eh sì. Se non c'è somministrazione di alimenti, giusto? Però non ho capito, i baristi. Baristi. Sì, ci scrivono i baristi, dicono noi lavoriamo dentro i centri commerciali. Dobbiamo stare chiusi anche noi come i centri commerciali? Oppure... Dicevo, sì. Se non c'è somministrazione di alimenti, va fatta una verifica in base alla tipologia dell'attività. Ah. Possiamo fare una FAQ, o meglio, facciamo un approfondimento perché il quesito... potrebbe salvare l'economia di molte famiglie. Lo facciamo un quesito. Perfetto. Nel senso che l'alimentare è previsto come aperto nel centro commerciale chiuso. Qua c'è da capire se riusciamo a farli classificare come erogatori di servizi alimentari, di cibo, insomma. Esatto. Di allora alimenti. Aspettiamo. Facciamo la FAQ. Ok. Poi ho delle domande tecniche. Prego. Mi rivolgo al Presidente Zaia perché probabilmente, avendo parlato col Ministro Speranza, vi hanno dato dei dettagli in più. Allora, per quanto riguarda il vaccino, volevo capire se le case produttrici vi hanno dato una scadenza dell'immunità legata al vaccino e se quando parlano di una efficacia al 90% significa che, come spiegano alcuni virologi, se anche io sono vaccinato e mi prendo comunque il Covid, essendo un coronavirus, dovrebbe comportarsi come l'influenza e quindi se anche me lo prendo in forma più meno grave perché sono stata vaccinata. Queste sono due cose fondamentali naturalmente nella campagna vaccinale. Per cui partirei con queste domande, se naturalmente Presidente lei ha avuto ragguagli tecnici in questo momento. No. Bisogna che vi organizzo un incontro alla dottoressa Russo su questi temi. Di certo noi abbiamo già anticipato che provvediamo alla vaccinazione anche di chi è stato, si è ammalato. Questo sì. Averlo saputo, c'era il professor Palù stamattina, potevo averlo invitato
in conferenza. Ma se ce lo fate sapere oggi pomeriggio non sarebbe male. Sì, sì. E poi invece le altre cose... Se sono... lasci a Carlo e poi ti facciamo... Sì, sì. Grazie. Sì, certo. Le altre due cose sono cose più organizzative. Sì. Allora, volevo capire se anche il Veneto, come il Lazio per esempio, che ne ha comprati 80, anche il Veneto ha dovuto comprare altri frigo la conservazione dello Pfizer. Ecco, quanti ne abbiamo comprati noi? No, non te lo so dire, ma ce l'abbiamo provveduto... 6 e meno 80 ne abbiamo comprati. Una diecina, insomma, meno 80. Le ha comprate l'azienda zero. Ok. E l'altra cosa... C'è una notizia da quale abbiamo parlato forse 20 giorni fa ancora. E allora mi è sfuggita. No, tranquilla. L'altra cosa importante, dice adesso il Ministero nel piano natalizio, chiamiamolo così per far capire a tutti, per evitare le solite fughe dei furbi, è stato dato mandato alle prefetture in coordinamento, in raccordo, come dicono loro, alle regioni, di istituire tutta una serie di controlli di, tra virgolette, cecchino, posti di blocco ai caselli autostradali, nelle stazioni, negli aeroporti, per evitare che la gente si sposti. Ma ecco, noi nessuno ci ha contattato. Voi avete, appunto. Mai sentito nessuno. Quindi le regioni non sono coinvolte, le prefetture vanno per conto loro. No, nel senso che noi non abbiamo organi di polizia per fare i controlli, ma anche a prescindere da questo non siamo stati coinvolti su questo tema. Ah, ok. Cioè il tema dei controlli è un tema che penso venga gestito direttamente dal Ministero degli Interni. Perché è un tema pressante e purtroppo certo. Se ne vedono molti. Ok, grazie. Prego. Fois. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Dunque, io mi devo ricollegare a un'osservazione che ha fatto lei proprio a inizio di questo punto stampa, perché continuano ad arrivarci segnalazioni che anche oggi ci sono parecchi assembramenti, soprattutto fuori dai negozi di grande distribuzione, media e grande distribuzione, quelli che erano stati riaperti con l'ultima ordinanza il sabato. A questo punto, visto che comunque c'è una parte di popolazione che rimane insensibile agli appelli al buon senso, è possibile che la regione torni sulle sue scelte? Ma c'è una che la regione torna sulle sue scelte. Siamo davanti a un DPCM, FOIS, abbiamo detto adesso vediamo questi giorni cosa accade. Cioè, certo è che se dovessimo ancora mettere mano ad ordinanze per continuare ad intervenire sugli assembramenti, vuol dire che qualcosa non funziona. Vuol dire che forse c'è una parte di popolazione che non ha capito quali siano le condizioni nelle quali ci troviamo ad operare. Io considero un fallimento, no? Cioè voi pensate a dover dire a delle persone con un'ordinanza non fare quella cosa perché ti fa male. Cioè. Guardate, cioè, poi capite, allora fai l'ordinanza, sono tutti che dicono che in virtù dell'ordinanza muoiono di mancati incassi, di danni, i lavoratori vengono licenziati. Non la fai, ti dicono che comunque si infettano. La verità è che il cittadino deve evitare gli assembramenti. Il cittadino deve evitare gli assembramenti. Perché guardate, cioè, diciamola fino in fondo, cioè, c'è qualcuno di voi, magari mi rispondete anche di sì, che si metterebbe in coda per entrare in un grande magazzino, dite tutti di no. Allora c'è chi invece chi è disposto a farlo, che pensa che non sia un problema. Cioè vedrete, probabilmente con gli appelli inascoltati miei, ma a livello nazionale da parte di tutti, che avremo i magazzini pieni, i grandi magazzini pieni, avremo negozi che tracimeranno di persone che devono fare i regali, gli acquisti, eccetera. Sapete che vi dica? Questo è. C'è una... cioè adesso siamo in un contesto nel quale rivendichiamo sempre la libertà, la democrazia, il rispetto delle libertà individuali, il senso civico, il senso del bene comune. Questo è il risultato. C'è un altro appello di un telespettatore che ci ha scritto, ci ha telefonato anche stamattina, tra l'altro è molto, molto agitato per quello che gli è successo e voleva segnalare il suo caso anche perché magari non capiti ad altre persone. Si tratta di un disabile, un paraplegico, che abita con la moglie e la figlia. La moglie e la figlia sono risultate positive al Covid. Lui ha cercato di farsi trasferire in qualche struttura perché non è autosufficiente, quindi deve essere assistito dalla moglie 24 ore su 24. Purtroppo non c'è stato verso e adesso è positivo anche lui. E voleva appunto portare il suo caso alla sua attenzione, anche Presidente. No, ma il caso è gravissimo. Mi piacerebbe sapere che strutture ha contattato.
Gliele dico dopo in privato. Come? Tramite il distretto, appunto, no. Oppure si è fatto un invio diretto, perché ha parlato sia col medico di base che poi ha chiamato il centralino dell'azienda sanitaria. Vabbè, ma al centralino qualcuno avrà risposto? Dice che sostanzialmente gli hanno detto che doveva rimanere dove era. Vabbè, verificheremo anche questo. Cioè, voi capite che se qua non siamo comunità e non ci diamo tutti una mano, è inevitabile che poi va a finire male, no? Perché c'è giustamente il disabile che si positivizza perché nessuno risponde, il bimbo che non ha risposte, magari che a scuola va con altri compagni di classe positivi, perché magari c'è qualcuno che arriva tardi a fare i tamponi di verifica, insomma, tutte queste robe qua. Ma capite che queste non cioè, il mondo cammina sulle gambe degli uomini e delle donne. Faccio un esempio. A me a volte capita che spesso ci scrivono, ma sono andato in ospedale e quel signore mi ha trattato male. Ma tu non puoi dire che la sanità non funziona. Pensa che probabilmente quel giorno tu hai trovato un maleducato, una persona con la giornata storta. Capite che il vero tema è che noi come persone facciamo la differenza nel servizio. Ci vuole il buon senso, il senso civico, la disponibilità, e spesso non si trova. Grazie. Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao. Presidente. Alla luce anche delle sue dichiarazioni all'inizio, che io trovo insomma molto, molto amare, sta andando peggio delle previsioni rispetto all'algoritmo? No, allora sta andando peggio. L'algoritmo ci dice che se continuiamo con gli assembramenti in questa maniera, di certo non andrà meglio. Semplice, cioè, guardate, è la cosa che più lascia l'amaro in bocca, che sembra quasi che, lo dicevo prima, che la zona gialla adesso sia diventato un problema. Sembra quasi che essere in ordine con le carte sia un problema. Non ci preoccupiamo di questo, ci preoccupiamo del fatto che molti cittadini, magari sono gli stessi leoni di tastiera che scrivono tutto il giorno, poi sono in fila davanti al grande magazzino, sta lì a spintonarsi per entrare, cioè questo è il vero tema. Il virus c'è, infatti i positivi li troviamo, ne abbiamo trovati 3.100 anche nelle ultime 24 ore, poi il dottor Rosi vi darà anche le percentuali in base ai positivi di quanti finiscono in terapia intensiva e quanti hanno la fortuna di uscire vivi dalla terapia intensiva. E quindi chissà che qualcuno si faccia un'idea di che cos'è sto virus. Grazie. Prego. Io non avrei a Nicolussi, poi passiamo al dottor Rosi. E poi l'assessore Botacini che vi dà il resoconto sulla calamità. Al volo, volevo chiedere se poi siete riusciti ad avere un quadro dell'occupazione dei Covid hotel. C'è l'assessore che sta seguendo. Sì, no, l'ingegner Fattori ha raccolto un po' rispetto alle esigenze delle singole USL e penso che settimana prossima abbiamo un quadro completo, però vi dico già insomma che c'è un'incidenza minima in Veneto, quindi non c'è una richiesta molto alta. Alcune USL hanno un po' di richieste e stiamo organizzando il tutto, ma poca roba insomma. Grazie. Risposta è poca roba. E lascio la parola al dottor Rosi anche al posto. Prego. Grazie. Solo temporaneamente il posto. No, era già libero. È il suo Roni. Grazie. Io volevo darvi gli ultimi numeri. Grazie. Gli ultimi numeri sulle terapie intensive, ma soprattutto dare una lettura di questi numeri, perché dietro ci sono dei significati e soprattutto. Noi parliamo di letti occupati, ma su quei letti ci sono delle persone e quindi vorremmo anche spiegarvi bene cosa succede a queste persone. Allora, da una settimana a questa parte noi abbiamo un'occupazione sostanzialmente stabile dei posti letto di terapia intensiva, quindi vuol dire che oscillano giornalmente dai 330 ai 340 letti occupati da pazienti affetti da Covid. Questo però non vuol dire che siano terminati gli accessi, perché questo numero di letti rimane occupato a questo livello con un numero di pazienti tra i 20 e i 25 al giorno che entrano in terapia intensiva.
Questo vuol dire che per questi pazienti che entrano ce ne sono grosso modo altrettanti che escono. E quindi la situazione è tutt'altro che tranquilla, perché un afflusso di 25 pazienti al giorno è un afflusso critico. Voi sapete che per attivare questi posti abbiamo dovuto ridurre una parte delle attività di elezione, il personale ovviamente è chiamato a uno sforzo enorme per gestire questi pazienti che richiedono tutta una serie di accorgimenti che rendono il lavoro molto più gravoso, quindi non è come gestire un semplice paziente dopo un intervento chirurgico. Sono pazienti molto complessi che richiedono un grande impegno assistenziale. Ma soprattutto quello che ormai ci è chiaro è che ci sono delle percentuali fisse e in particolare noi sappiamo che ogni 200 persone positive uno finisce in terapia intensiva. E questo è un dato ormai stabile da più di un mese. Quindi se oggi abbiamo avuto 3.600 positivi, vuol dire che di queste 3.600 persone, 14 di loro, entro i prossimi 10 giorni, entreranno in terapia intensiva. Così come circa un centinaio verranno ricoverati in ospedale. Quindi questo è il dato che volevamo far passare. Finire in terapia intensiva è a questa frequenza, non è casuale. Una parte di questi pazienti sviluppa un quadro clinico estremamente grave e finisce in terapia intensiva dove questo quadro clinico non è facilmente trattabile, al punto che in questo momento, nel mese di novembre, la percentuale di pazienti che sopravvive è di poco superiore al 50%. Questo vuol dire che di quei 14, quasi 7 moriranno. Io vi chiedo di leggere questi dati in questo modo, perché questi ci danno il quadro che la gente deve conoscere. Questa è una malattia che in queste persone porta a morte con un'elevata percentuale, che è sempre la stessa. E quello che va anche evidenziato è che questi pazienti rimangono a lungo in terapia intensiva. Vuol dire che i pazienti meno gravi restano 15 giorni e quindi escono comunque con una grave debilitazione. Non è che uno fa un soggiorno in terapia intensiva e poi esce bello come il sole. E che quelli che muoiono spesso ci restano 20 giorni in terapia intensiva. Anche qui sottoposti a trattamenti che sono trattamenti gravosi. Qui il messaggio che il Presidente ci teneva che noi dessimo è proprio questo, una visione dei letti occupati che è una visione di pazienti che entrano, che soffrono e che spesso muoiono. E l'unico modo per ridurre questa percentuale di pazienti è ridurre il numero di positivi. Non c'è nessun'altra ricetta, non c'è una cura, fino a che non ci sarà il vaccino, non ci sono misure di prevenzione diverse dal evitare la vicinanza ed usare i dispositivi di protezione che tutti conosciamo. Direi che questo è un po'. Sì, scusate, una cosa che ho dimenticato, fasce d'età, perché anche qui c'è i giovani non muoiono, no, i giovani giovanissimi non muoiono, però oggi metà dei pazienti ha più di 70 anni, l'altra metà a meno di 70 anni, il che vuol dire che ci sono persone di 60, di 50, di 40 anni ricoverate in terapia intensiva e che la mortalità è vero che è più elevata sopra i 70 anni, ma la mortalità è elevata anche nei cinquantenni e nei sessantenni. Allora, ho visto le mani Moscati, Nicolussi, Pederiva. Sì, tutti. Tutti. Allora vi metto in fila io. Moscati? Sì, buongiorno dottore. Mi scusi, io noi non possiamo che prendere atto e rimaniamo ovviamente toccati da questi numeri perché chi non lo è. E la domanda è, non bisogna, cioè la medicina è non bisogna
ammalarsi, cioè non bisogna diventare positivi. Allora la domanda è questa: siccome molte persone, una volta positivi, scoperto di essere positivi, dicono non so assolutamente come ho fatto a prenderlo il Covid, e la domanda è: come lei sa dare una risposta a questo, che la gente non riesce a capire qual è la vera motivazione? Noi abbiamo parlato di assembramenti, però c'è assembramento e assembramento. Se uno fa la fila, e prima c'era la fila fuori dalla farmacia qui, non è che la faccia per così, per sfizio, ovviamente deve andare a prendere dei farmaci. E naturalmente stanno fuori, c'è una coda altrettanto lunga che un centro commerciale, come alle poste, eccetera. In quei casi comunque le persone hanno la mascherina, sono all'aperto, eccetera. Anche questo è pericoloso? No, se c'è la mascherina, e c'è la mascherina portata da entrambi, perché la mascherina da sola non dà la garanzia assoluta, quindi entrambi con la mascherina e una distanza di sicurezza, quindi almeno un metro, la possibilità di contagio è trascurabile, perché lo vediamo negli ambienti ospedalieri, dove noi abbiamo, è vero, un'incidenza di personale sanitario che è positivo, ma è rarissimo che, ricostruendo la storia, troviamo un contagio avvenuto in ambito lavorativo che non sia legato a un errato uso dei dispositivi di protezione individuale. Quindi questo vuol dire che quelle precauzioni funzionano. Chi dice che non se lo ricorda come ha fatto, probabilmente non è stato così attento a rispettare queste regole. E succede, perché li vediamo spesso in giro, persone che magari si fermano a salutare l'amico abbassando la mascherina per parlare meglio, no? Ed è un gesto che magari uno neanche memorizza, perché si ricorda che quel giorno ha trovato l'amica per la strada e hanno fatto due chiacchiere e la mascherina parlando si è abbassata. E purtroppo, siccome chi contagia non è riconoscibile, cose che magari possono sembrare sicure sono invece la fonte del contagio. E un'altra cosa, le mascherine ora vanno di moda di tutto e di più, insomma, eccetera. Uno crede di avere una mascherina, magari ha uno straccio intorno, cioè c'è una mascherina in particolare e sotto di quella non si può andare per proteggersi? No, beh, è chiaro che le mascherine che usano i sanitari danno una protezione più elevata, cioè le mascherine di tipo chirurgico hanno una protezione più elevata rispetto a quelle di stoffa normale. Comunque però la mascherina abbatte le goccioline, che sono la via di contagio principale tra le persone quando si parla, e quindi anche le altre danno una protezione, ripeto, se si sommano i tre elementi, cioè le due mascherine e la distanza. In questo anche una mascherina che non sia una mascherina omologata per un sanitario è comunque in grado di prevenire la trasmissione. Grazie. Nicolussi, Pereriva, Salmaso, Fois. Sarò rapida. Volevo chiederle se potete darci l'aggiornamento sul numero dei sanitari, la percentuale dei sanitari che sono attualmente positivi. E poi devo rivolgerle questa domanda che ci è stata fatta presente dai sindacati: se è vero che proprio per la carenza drammatica di personale vanno comunque al lavoro anche i sanitari in quarantena. Allora, il numero dei positivi, diciamo, in quelli attualmente positivi, è intorno alle 2000 unità. Questo però sappiamo essere un dato un po' sovrastimato, perché l'uscita dalla negatività viene registrata come ritardo dal sistema di monitoraggio globale, quindi sono sicuramente verso i 2000, ma probabilmente qualcosa di meno. Sì. Allora, intanto c'è da dire che questo diventa un problema laddove c'è un cluster, cioè da dove coinvolge più operatori dello stesso reparto. Negli altri reparti è come se ce ne fossero due in ferie, ecco, quindi normalmente se non si crea un fenomeno di cluster
l'attività sanitaria non ha forti ripercussioni. Chiaro che poi i numeri possono essere particolarmente alti in alcune strutture. Per quanto riguarda la quarantena, questa non è assolutamente una novità, perché c'era già in una circolare di marzo del Ministero che prevede che il contatto stretto, cioè l'operatore sanitario che è contatto stretto di un malato Covid, se portava i DPI non deve fare nulla, cioè non deve stare in quarantena. Se ha avuto un contatto senza dispositivi di protezione individuale, quindi vuol dire in ambito familiare o comunque extra lavorativo, se è asintomatico può fare la quarantena lavorando. Questo perché usa appunto i dispositivi di protezione individuale, in questo caso le mascherine FP2, che quindi garantiscono una protezione assoluta dalla trasmissione del virus. Ma non è una novità, è sempre stato così. Grazie, buongiorno dottore. Allora, lei ci diceva che ogni 200 contagiati c'è un ingresso in terapia intensiva. Esatto. Settimana scorsa il presidente Zaia ci diceva uno ogni 300, vuol dire che sia ancora appunto sensibilmente ridotta la forchetta? No, questo è abbastanza, è stabile come numero. Quindi prendiamo questo, ok. E poi le volevo chiedere se ci sono differenze rispetto a primavera nel dato che lei citava di novembre della mortalità intorno al 50% in terapia intensiva, ci sono delle differenze rispetto ad allora, in più o in meno? Allora, io vi ho dato un dato, come al solito, io vi do delle fotografie, delle istantanee, che non corrispondono al dato globale di come sarà l'incidenza della mortalità della malattia. E quindi noi, tra l'altro, le analisi di mortalità globale non hanno senso, perché l'analisi di mortalità vera va fatta per classi di età e per patologie preesistenti, per capire quanto è il Covid che ha influito sul decesso e quanto invece altre patologie. Quindi la somma di questo è che in questo momento non abbiamo un dato di confronto con il dato di marzo, però la mortalità in terapia intensiva a marzo viaggiava comunque intorno al 30-35%, quindi non molto lontana da quella attuale. Fois, no, Salmaso e Fois, scusa. Ve l'ho scritto sul problema. No, vai. No, allora, anch'io volevo capire, dottor Rosi, un po' di più i numeri. Cioè, vorrei provare a ricapitolare senza dare poi spunti a Crotto o all'ingegner Bottacin di rifarsi. Io in questo momento sto pensando che sto lavorando, no, allora, il mio momento, perché abbiamo tre videoconferenze aperte in contemporanea. Immagino, no. No, perché dai dati che ci arrivano ogni giorno, noi abbiamo 74.958 positivi. Questi sono, a questi vanno aggiunti poi tre, quanti sono i ricoverati in ospedale? Circa 3.000, perfetto. Esatto. Quindi da questi 3.000 in ospedale ci sono questi 14 che entrano in terapia intensiva e 14 che escono purtroppo per decessi. Però se c'è questo esercito infinito di persone positive, cioè il rapporto che lei ci ha fatto, cosa ci lascia intendere? Cioè queste sono, e vorrei capire qual è il punto di passaggio, cioè il mio discorso di gravità deve, della malattia. Il mio discorso deve farvi intendere, certo, che continua a entrare gente in ospedale, che non c'è una riduzione delle persone che entrano in ospedale, siamo in una fase di sostanziale equilibrio tra quelli che entrano e quelli che escono. Però, siccome entrare in ospedale non è andare a fare una passeggiata, chiaro, di questi che entrano alcuni non escono vivi dall'ospedale, volendo proprio usare parole crude. Certo. Quindi questa è la fotografia attuale della situazione. Leggere il fatto che i ricoveri non aumentino in termini assoluti, cioè in termini di letti occupati, sì, non vuol dire che non stanno aumentando le persone che vanno in ospedale. Questo è il pericolo di quando si legge un dato che l'occupazione dei letti è stabile, perché sembra che nessuno entri più. Invece non è così. La gente continua a entrare in ospedale e quello che deve essere chiaro è che una percentuale di positivi va per forza in ospedale. Certo. Il giorno stesso, due giorni dopo o 10 giorni dopo. Questa è la lettura che ci teniamo a dare, perché altrimenti il rischio è che il dato sembri falsamente tranquillizzante. No, nessuno pensava a questo, va bene. No, volevo capire se da questo numero che è molto importante di 75.000 positivi, cioè questo trend secondo lei quando si potrà esaurire?
quando si ridurranno i positivi. Certo. Il problema è che noi abbiamo assistito in questi ultimi mesi ad un incremento dei positivi, che continua ad esserci, e si è ridotta la pendenza della curva in cui aumentano, cioè se un mese fa aumentavano in fretta, oggi aumentano meno, cioè se una volta avevamo 4.000 adesso abbiamo 3.000, ma sono sempre in più, certo. Aumentano e di conseguenza vanno anche in ospedale. Bene. Fois, vi pregherei di andare veramente celermente, perché l'assessore Bottacin con la neve e il maltempo ha aperto un sacco di riunioni operative. Sì. È una cosa proprio rapidissima, proprio sulla curva che sta iniziando a rallentare, se c'è qualche motivo particolare, sono state le restrizioni di quest'ultimo periodo, un atteggiamento più avveduto da parte delle persone. Non ho capito. Hai detto si stanno, continuano a esserci dei positivi, però sono un po' di meno rispetto a qualche tempo fa. Cioè si è ridotto l'incremento dei positivi. Sicuramente sono le misure che sono state adottate, questo è evidente, e anche una maggiore attenzione da parte della popolazione. Cioè non è che qui vogliamo dire che nessuno porta la mascherina, perché se nessuno la portasse sarebbe il cataclisma. E quindi sicuramente è l'effetto delle misure di prevenzione, il fatto che ci sia un incremento minore dei positivi. Io non so se esistano degli studi a riguardo, ma per esempio recarsi, prima parlavamo degli assembramenti all'interno dei negozi o fuori durante le code per poter entrare, se c'è uno studio sull'incidenza, su quanto si possa rischiare a mettersi a fare la coda in uno di questi negozi? No, probabilmente anche ci sono, ma mi sembra che non serve uno studio di incidenza per capire che il virus si trasmette. Si trasmette vuol dire che c'è contatto tra le persone. Poi è chiaro che basta un contatto per portare il virus a casa, e poi a casa la diffusione è più facile perché uno non porta la mascherina e quindi lo trasmette ai familiari. Quindi il contatto in ambito pubblico funziona così, cioè basta una persona che ha un contatto al supermercato per poi generare un cluster familiare di 4, 5, 6 persone. Questo è il problema. Io ringrazierei il dottor Rosi, lo lascerei anche lui al lavoro, che è tanto, e chiamerei l'assessore Bottacin che ci fa una disamina della situazione meteorologica e del maltempo sul Veneto. Prego, assessore. Allora, intanto buongiorno, io ho bisogno del vostro aiuto perché noi siamo in una fase di maltempo piuttosto rilevante. L'ARPAB ce l'aveva detto già ieri, ma lo riconferma oggi, che l'evento meteo è particolarmente significativo, e ho bisogno del vostro aiuto per lanciare un appello a evitare gli spostamenti nella giornata di oggi e soprattutto di domani, e in modo particolare nelle zone di montagna. Quindi l'invito è a tutti i turisti di rimanere a casa, oltre che a chi abita, a non spostarsi nelle prossime ore. In questo momento, adesso è appena entrato, ma l'ingegnere Soppelsa, che è il direttore della Protezione Civile regionale, ha dato indicazione, a seguito di uno dei vari incontri che abbiamo fatto questa mattina, al prefetto di Belluno, di fare un'ordinanza attraverso il comitato operativo di viabilità che viene presieduto dai prefetti, per evitare l'accesso ai turisti nelle aree a rischio. E questo, oltre che naturalmente aprire il comitato di coordinamento dei soccorsi. Questa indicazione che abbiamo dato è relativa al fatto che oggi abbiamo un rischio valanghe nella parte alta della provincia di Belluno che è forte, domani avremo il livello massimo che è il 5, rischio molto forte che riguarderà soprattutto alcuni comuni, e abbiamo fatto delle verifiche, degli incontri anche con i sindaci stamattina, già sono state evacuate nella giornata di ieri 5 persone in un comune della Gordino, ma abbiamo un monitoraggio soprattutto in 4 comuni, sono Livina Longo, Rocca Pietore, San Pietro di Cadore, Zoppè di Cadore, in cui il rischio è particolarmente rilevante e potrebbero essere interessate Rocca Pietore e San Pietro di Cadore.
Potrebbero esserci ulteriori evacuazioni nelle prossime ore, questo in considerazione del fatto che il rischio valanghe domani appunto assumerà il livello 5, quindi il massimo. Faccio presente che da quando esiste ARPAV c'è stata solo una situazione in cui si è verificato il rischio massimo, mi pare nel 2013. Oltre a questo, noi abbiamo delle precipitazioni piovose particolarmente intense che stanno aumentando anche come quota, nel senso che il limite della neve si sta alzando, come avevo detto nella giornata di ieri, e questo fa incrementare i livelli dei principali corsi d'acqua, ma soprattutto dei corsi d'acqua secondari. Avevamo previsto oltre 200 mm di pioggia nelle prime 24 ore, così è stato, poi magari vi do i dati più precisi, ma è previsto che piova anche nelle prossime 36 ore in maniera copiosa. Quindi, come dicevo ieri, sabato ci saranno eventi intensi, ma domenica pioverà sul bagnato, quindi ci sarà una quantità di pioggia particolarmente rilevante. In questo momento non abbiamo criticità particolarmente rilevanti. Abbiamo delle disalimentazioni di energia elettrica, erano 2.400 questa mattina in provincia di Vicenza, in due comuni della provincia di Vicenza, e 300 in provincia di Belluno, sono già rientrate a circa 1.000 e per il primo pomeriggio Enel conta di ripristinarle tutte. Ovviamente vale quello che dicevo ieri per quanto riguarda i gruppi elettrogeni che sono stati dislocati già nella giornata di ieri l'altro, nei territori montani proprio per prevenire eventuali blackout. Alle 15 ci sarà la nuova convocazione dell'unità di crisi regionale a cui parteciperà il sistema di protezione civile e parteciperanno anche i prefetti di Belluno e di Vicenza perché sono le province più interessate. Come viabilità i passi dolomitici sono chiusi, è chiusa la galleria di Segusino nella strada provinciale 1 della provincia di Belluno e altri tratti minori, ma insomma sostanzialmente sono i passi dolomitici che sono stati chiusi. Allora dicevo, la quantità di pioggia accumulata massima l'abbiamo rilevata a Serena del Grappa ed è stata di 282 mm. Però ripeto, questo alle ore 12 e pioverà ancora per 36 ore. Poi c'è stato il secondo posto su Piazza del Consiglio, 240 mm, poi Soffranco, località ai più sconosciuti, ma quando piove tanto diventa, di solito è il posto in cui piove di più, questa volta è il terzo posto, per ora 230 mm, poi c'è l'Alpago con l'Inde Stambre, 215 mm, Sant'Antonio del Tortal, 193 mm, Feltre 144 mm. Voi capite che è esattamente la dorsale fra Val Belluna e parte alta della provincia di Treviso, che è esattamente il punto in cui noi avevamo evidenziato ieri la situazione prevista di maggior criticità dal punto di vista della piovosità. Ecco, questa immagine rappresenta con i colori le precipitazioni fino alle ore 12, il colore rosso è dove ci sono state le precipitazioni maggiori e poi verso il giallo si va dove ci sono state precipitazioni minori, quindi esattamente come avevamo previsto. Continuo a dire esattamente come avevamo previsto perché spesso leggo che vengono sbagliate le previsioni. Abbiamo dei siti che pubblicano previsioni a volte con titoli piuttosto inquietanti e che poi vengono smentiti dai fatti. Io invito tutti a seguire le previsioni meteo che diamo noi, perché le previsioni meteo che diamo noi le diamo anche come allertamento per le amministrazioni comunali, per le prefetture, per la protezione civile, per i vigili del fuoco, quindi sono fatte in maniera particolarmente attenta. Dicevo prima, l'attenzione è massima e allo stato attuale non abbiamo particolari criticità da segnalare rispetto a quello che ho detto. Però veramente vi faccio un appello, perché stamattina i sindaci erano disperati, mi hanno detto, cioè, qua siamo in una situazione dove stiamo per evacuare persone e continuano ad arrivare turisti. Allora chiedo un appello alla stampa, fate capire che la situazione che c'è non è una passeggiata, insomma ci sono dei rischi. Allora io non voglio evocare nulla, però domani c'è rischio elevato, valanghe, e c'è stato solo una volta nella storia di ARPAV, quindi ARPAV nasce nel 96,
e ne abbiamo più di 20, quasi 25 anni di storia, per cui è una situazione che non è, come dire, frequente e normale. I sindaci sono preoccupati, noi lo siamo ancora di più, siamo in costante collegamento con tutte le i soggetti che fanno parte del sistema di protezione civile, compreso il suo in 118, adesso è andato via il dottor Rosi, ma anche ieri sera l'ultima telefonata l'abbiamo fatta alle 10 di sera, e quindi questa è la situazione attuale. Chi ha domande, per cortesia? No, la più banale è il microfono. Il vostro ai turisti, cioè l'accesso chiuso ai turisti in tutta la provincia di Belluno, in quali comuni in particolare? Forse ci sarà poi un'ordinanza del prefetto che lo spiega nei dettagli. Se può essere un po' più preciso nella limitazione dell'area geografica, sarebbe molto utile, credo. Sì, noi abbiamo dato indicazione, l'ho detto prima, al prefetto di Belluno di limitare l'accesso dei turisti nella provincia di Belluno. A tutta la provincia, quindi. Perfetto. E questo perché evidentemente la situazione viene ritenuta di particolare criticità. Ieri l'altro avevamo condiviso il fatto di verificare che i mezzi avessero pneumatici da neve o catene a bordo. Quando dico catene a bordo vuol dire che le forze dell'ordine possono anche fartele montare, perché c'era qualche buon tempone che metteva le catene in tutte le auto che aveva, ogni volta metteva sempre le stesse, invece te le possono far montare per verificare anche se sei in grado di montarle. E infatti ieri, quando uno arrivava a Tai di Cadore, veniva fermato dalle forze dell'ordine e chi aveva le gomme da neve poteva proseguire, chi non le aveva tornava a casa e veniva sanzionato perché c'è l'obbligo di utilizzare le gomme da neve. Altre domande? Bene, allora possiamo chiudere qua, c'erano... Lanzarin, ancora un attimo la Lanzarin, grazie assessore, e magari oggi aggiorniamo i colleghi a metà pomeriggio, anzi sul tardo pomeriggio. Assessore, se ti metti al centro, grazie. Buongiorno assessore, è una domanda di sociale che ci viene segnalata dal gruppo Mamme Venete 2020, in particolare ci ha scritto la signora Nadia De Donà a proposito dell'assegno prenatale previsto dalla legge 20 di quest'anno. Questo gruppo lamenta parametri discriminatori a seconda della data di nascita, dal momento che il bonus 1000 euro, lo semplifico così, per il neonato vale solo per i bimbi che sono nati appunto dal 19 agosto e non per quelli prima. Chiedono se si può rimediare a questa sperequazione. Allora, grazie. Ricordiamo intanto che il bonus natalità ha iniziato appunto nel 2020 perché arriva con l'approvazione in Consiglio regionale della legge quadro sulla famiglia. Dalla legge quadro sulla famiglia sono stati approvati i provvedimenti sono stati approvati ad agosto. E quindi l'applicazione è partita da agosto. Io ho visto le mail, abbiamo anche risposto a molte mail, purtroppo quest'anno è andata così, è chiaro che stiamo lavorando perché invece ci sia un'applicazione che sia un'applicazione continuativa e quindi per tutti, però il provvedimento è andato in applicazione nel momento in cui sono stati approvati i provvedimenti che prevedevano questa novità, insomma, per il Veneto, perché prima non c'era. Capisco e comprendo, però purtroppo insomma questo è l'arco, ma soprattutto l'ambito su cui abbiamo operato. A questo punto io chiuderei e ringrazierei tutti. Allora, questa la situazione del maltempo, ma anche del Covid. Allora io direi, proprio che visto che abbiamo parlato poco fa con l'assessore Bottacin del maltempo, vediamo le previsioni del tempo mai così importanti come ora. Vediamole con Alice Montagnier. Il tuo dono può essere prezioso. Pensaci. Benvenuti al Meteo. Ci attendono 3 giorni di forte maltempo sul nostro territorio a causa di una perturbazione proveniente dall'Atlantico. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 5 dicembre. Sul Veneto cielo coperto con condizioni di tempo spiccatamente instabile, avremo infatti precipitazioni estese per tutto l'arco della giornata. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero anche essere di forte intensità. Neve abbondante sulle Alpi dai 1000 metri, venti moderati da sud-est.
Temperature in aumento grazie allo scirocco, minime tra 3 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e i 15 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse su tutto il territorio, vedete, a tratti saranno anche molto forti. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo insieme alla situazione del Trentino Alto Adige. Piogge diffuse anche a carattere di rovescio temporale sulle Dolomiti, nevicate anche al mattino, in graduale attenuazione a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Quando vai a donare, porta un amico. Più siamo, più bene facciamo. Rieccoci in diretta. Dunque, ci siamo lasciati poco fa con le parole importanti dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, che ha ribadito anche quello che ha detto Zaia nella precedente diretta, e cioè state a casa. Questo è ovviamente un monito a chi si vorrebbe o si sta recando in montagna. Non è il caso in questo momento nelle zone del Bellunese, che sono veramente in una situazione di criticità e di massima allerta, una allerta appunto che è prevista soprattutto nelle prossime ore, nella notte e anche nella giornata di domani, quindi tra oggi e domani e anche fino a lunedì. La situazione è davvero critica, è purtroppo il ponte dell'Immacolata, ma è una situazione da evitare assolutamente, perché appunto sono previsioni che non lasciano presagire nulla di buono. Vi do anche un aggiornamento che riguarda invece la viabilità dei treni. Impossibile andare in treno dal Veneto al Friuli e viceversa. Dalla scorsa mezzanotte e a meno di sorprese fino alle prime ore di lunedì 7 dicembre, un'ordinanza della regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha sospeso la circolazione ferroviaria su diverse linee a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Tra queste c'è la frequentatissima Udine-Venezia, con i treni che attualmente circolano solo tra il capoluogo Veneto e Conegliano sotto piogge battenti. Lo scalo coneglianese è dunque attualmente il capolinea della tratta. Fioccano le cancellazioni delle corse verso le stazioni friulane. I viaggiatori si affidano alle informazioni veicolate da Trenitalia nelle stazioni o sul web. Questa è la situazione. Alle 15, ha detto Bottaccin, c'è una nuova riunione dell'unità di crisi della Protezione Civile per fare il punto. Ovviamente le osservate speciali sono ovviamente la montagna, quindi il pericolo delle valanghe. L'aggiornamento della prefettura di Belluno: dovrebbero esserci un peggioramento tra il pomeriggio e la notte. Al momento la quota neve si è alzata, per cui piove in molte delle località in cui era nevicato abbondantemente durante la notte. Aperto il comitato, attivati circa una trentina di COC, quindi di centri operativi di protezione civile. Ci sono diverse problematiche di dissesti e anche ovviamente vanno a impattare sulla viabilità. E poi c'è tutto il fronte dei fiumi secondari, diciamo, del bacino del Piave Pedemontano. Abbiamo visto in apertura della nostra edizione straordinaria com'era la situazione nella zona del Fener tra Belluno e Treviso. Quindi questa è la situazione, e quindi l'invito è di non avventurarsi in zone appunto a rischio, e quindi di restare a casa. Poi la diretta sul Covid, particolarmente importante, con le parole del responsabile delle terapie intensive del Veneto, il dottor Paolo Rosi, che ha voluto focalizzare la sua attenzione sul concetto delle terapie intensive e del numero delle terapie intensive. Si sente spesso dire che restano stabili, ma non vuol dire che non entrano continuamente persone in terapia intensiva. C'è ovviamente un aggiornamento della situazione, gente che esce dalle terapie intensive, purtroppo i decessi, e poi purtroppo persone che entrano nelle terapie intensive. Ogni giorno, dice Rosi, entrano dalle 20 alle 25 persone, pazienti molto gravi e complessi da gestire. Ogni 200 positivi una persona va in terapia intensiva, questa è la statistica per ora.
oggi 3.600 nuovi positivi, vuol dire che 14 di loro entro 10 giorni finiranno in terapia intensiva e il 50% di queste persone muore. Quindi di quelli di oggi purtroppo statisticamente ne potrebbero morire 7, metà sono over 70, gli altri da 40 in su, 40-50 anni. Purtroppo muoiono anche questi, un po' meno degli over 70, ma comunque resta ovviamente questo dato. Quindi questo è un monito molto importante per chi continua evidentemente a prendere alla leggera una situazione che invece leggera non è. Allora ci colleghiamo con i nostri due ospiti che ci accompagneranno fino alla fine dell'edizione straordinaria. Ringrazio e saluto i due vertici provinciali di Lega e Partito Democratico, parliamo della Marca Trevigiana, e quindi Gianangelo Boff, buongiorno. Non mi sente? Forse non mi sente. Intanto saluto Giovanni Zorzi, mi sente? Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. Giovanni Zorzi, eccolo qui, Partito Democratico. Gianangelo Boff, mi sente? Lo vedo perplesso. Boff? Sì, la sento adesso. Ecco, sento, benissimo, perfetto. Adesso la sento. Allora, questa è la situazione, insomma, abbiamo raccontato un po' una sintesi della consueto punto stampa di oggi con le parole importanti di Rosi. In tutto questo si discute e si dibatte ovviamente del DPCM e il nodo, uno dei nodi che fa più discutere da ieri, insomma, da quando è stato reso noto il DPCM, è la questione dello stop agli spostamenti tra i comuni nel giorno di Natale, Santo Stefano, il primo di gennaio. Un pressing un po' su Roma da parte di tutte le regioni, perché ci sono differenze tra, dicono le regioni, ma anche i sindaci, tra comuni di una piccola entità e le diciamo città metropolitane, le metropoli, le città più grosse. C'è anche una parte dei senatori del Partito Democratico, tra questi il veneziano Ferrazzi, insomma, che su questo premono. Allora chiedo a voi intanto come la vedete. Zorzi, questa misura dello stop allo spostamento tra i comuni anche in area gialla in questi giorni può servire o è una forzatura? Allora, secondo me è difficile parlare di forzature in un contesto in cui ci troviamo. Lei ha detto giustamente, ha riportato i dati del responsabile regionale terapie intensive. Segnalo che giusto ieri in provincia di Treviso abbiamo raggiunto il picco dei 22 decessi. Mi ha colpito molto, ma penso un po' tutti, invece il record di decessi a livello nazionale raggiunto il 3 dicembre, 993 persone. Giusto per fare gli opportuni paragoni, il 6 maggio del 76 col terremoto in Friuli ne erano morti 990 persone in un giorno. Ecco, questo per dire l'entità, la gravità del contesto in cui ci troviamo. È ovvio che in questo momento noi stiamo affrontando la fase più delicata, l'avevamo detto, l'aveva detto anche il presidente Conte, l'ha detto anche il presidente Zaia ormai da settimane, cioè che saremo arrivati al famoso plateau, quindi al momento più critico tra fine novembre e inizio dicembre, ed è i dati lo dimostrano. Quindi bisogna mantenere la massima attenzione. Su quel passaggio del DPCM che ha scatenato diciamo critiche da parte delle opposizioni, ed è nel loro diritto senz'altro quello di esercitare un diritto di critica nei confronti provvedimento del governo e anche da parte delle regioni, va detto che senz'altro stona il fatto che ci sia uno spostamento un divieto di spostamento tra comuni in un contesto come può essere il Veneto, con comuni piccoli, mentre l'esempio che ha citato Zaia della regione Friuli Venezia Giulia, che ha lo stesso numero di abitanti del comune di Roma, creerebbe appunto, come dicevo appunto, una stonatura, un'incongruenza. Detto questo, io però raccolgo anche la voce di numerosi sindaci, alcuni sono espressi anche oggi sulla stampa, in particolar modo di alcuni territori della nostra provincia, quelli più colpiti dalla diffusione di contagi, penso all'area della Pedemontana, che invitano i propri cittadini a non muoversi di casa, a non spostarsi. Io credo che sia questo il principio di fondo che anima qualsiasi scelta del governo, quello di limitare la mobilità per cercare appunto di evitare la diffusione di contagi. Quindi purtroppo siamo in un contesto di grave emergenza, capisco perfettamente che ci possono essere delle situazioni di incongruenza. Io ricordo soltanto che con numeri di questo tipo in prima ondata noi eravamo in pieno lockdown, quindi cerchiamo di stringere i denti, cerchiamo di uscire il prima possibile e limitiamo la mobilità. Quindi di fronte a quelle che sono anche le voci dei sindaci, credo che sia un provvedimento a cui vada dato seguito.
Boff. È chiaro che in questo momento noi la volta scorsa abbiamo cominciato a capire cos'era il coronavirus e di cosa si stava trattando verso febbraio. Noi oggi siamo agli inizi di dicembre. Allora, pensando a una curva che può essere quella epidemica influenzale, visto che i coronavirus sono virus tipicamente influenzali, che è quella del periodo invernale, dobbiamo attenderci che il problema andrà avanti fino minimo a marzo-aprile. Detto questo, se noi non riusciamo a contenere la curva del contagio, cioè quello che si vuole fare adesso, magari in un modo più o meno giusto, criticabile o meno, è quello di evitare di arrivare al lockdown totale, cioè di arrivare alla chiusura delle fabbriche, delle aziende, eccetera, cosa che non si vuole più vedere perché è impossibile da sostenere per la nostra economia. Per poter fare del contagio, delle terapie intensive, dei decessi più basso possibile. Per arrivare a questo bisogna limitare al massimo i contatti non estremamente necessari fra le persone, cioè che le persone possano andare a lavorare, che le aziende non chiudano, però tutti quei contatti che non sono estremamente necessari cercare di evitarli il più possibile, e di lì in poi si cerca di darsi delle regole. Ora io parlo anche dei contatti tra affetti. Allora, che i nipoti non vadano a trovare i figli, i nonni, è sicuramente una cosa brutta sul piano umano, però che molti nonni siano stati contagiati dai nipoti, dai figli, eccetera, è una cosa acclarata. Quindi in questo momento di emergenza io capisco che c'è un profilo che è quello umano della sofferenza, che logicamente è davanti a tutti, però bisogna capire anche poi che quando le persone sono ammalate in ospedale perché magari si sono contagiate, lì si trovano da sole, magari in ospedale, magari a non riuscire neanche ad essere visitate dai propri familiari, magari a non riuscire neanche a essere che i familiari possano dar loro l'ultimo saluto. Quindi capite che il problema che non vogliamo affrontare prima ce lo troviamo poi magari molto più grave. Quindi questo momento è un momento di responsabilità, è un momento in cui ognuno di noi deve fare la sua parte, perché lo Stato, la Regione può fare quello che vuole, ma se poi non c'è la responsabilità di ognuno di noi nel dire cerco di lavorare, cerco di fare quello che serve per il mio paese, ma poi evito tutte le cose che non sono necessarie o indispensabili proprio per evitare di portare in giro questo virus, perché questo virus lo portiamo in giro noi, cioè ce lo trasmettiamo tra di noi, non è che ci sia qualcuno che lo spruzza da qualche parte. Quindi dobbiamo avere dei comportamenti che siano responsabili. Ora il governo a mio avviso ha approfittato delle festività natalizie, dove magari molte aziende già prevedono la pausa natalizia come un periodo di pausa, perché magari è il periodo dove tradizionalmente aziende fanno ferie, eccetera eccetera, cercare di aumentare un po' le restrizioni in questo periodo proprio per sfruttare questo periodo per tenere la curva del contagio bassa, per consentire di arrivare il meglio possibile fuori dall'inverno. Io capisco, qualche provvedimento va preso. Adesso, secondo me, il problema in questo momento è un problema anche di carattere politico, nel senso che il Premier Conte, che non ha mai rappresentato niente e nessuno, e che non ha mai avuto un'elezione politica, cioè non è mai stato votato da nessuno, non ha nessun tipo di appartenenza, per cui non appartiene a nessuno in questo momento, proprio non appartiene neanche agli italiani, a mio avviso è deve dimostrare di contare qualcosa, e quindi anziché concertare con le regioni, dire ok, questi sono i nostri obiettivi, dobbiamo stare attenti, dobbiamo ottenere questi obiettivi, insieme ai governatori delle regioni cerchiamo di adottare dei provvedimenti che vadano nella direzione di creare una restrizione un po' maggiori durante le festività natalizie, in modo da consentirci, e lì avrebbe coinvolto anche invece l'imperatore. L'imperatore senza regno vuole fondamentalmente imporre quella che è la sua mania di protagonismo su tutto il paese, e in realtà adotta dei provvedimenti che non hanno nessun senso, se non provvedimenti che potrebbero aver senso per Napoli, Roma, Milano, che non hanno poi nessun senso per i piccoli comuni del nostro territorio. Cioè c'è questa mania smisurata di protagonismo
di un governo, di un presidente del Consiglio, soprattutto che basterebbe semplicemente che stringesse attorno a sé i governatori delle regioni e chiedesse desse ad ognuno di loro delle linee guida, diciamo, sugli obiettivi da raggiungere, e poi penso che ogni governatore saprebbe trovare le misure più idonee per applicarle poi all'interno della sua, allora, Bof, della sua regione. La fermo un attimo che ho la pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, allora continuiamo il nostro dibattito. Giovanni Zorzi, Bof dice sostanzialmente, è vero, bisogna essere responsabili ed è giusto che vengano presi dei provvedimenti, ma il governo deve come dire, coinvolgere le regioni. Le regioni hanno, come dire, lamentato questo mancato coinvolgimento. Ma io non penso che sia questo il punto. Tanto più che, senza far polemica, perché non mi sembra proprio il momento, però se andiamo a vedere nelle ultime settimane il tentativo di coinvolgimento delle regioni c'è sempre stato, soprattutto quando si è trattato di affrontare le decisioni più importanti. Ho riscontrato per certi versi un atteggiamento contrario. Nel rinviare al governo l'assunzione di certe decisioni. Non capisco allora perché si lamenti anche Bornacini, che ho sentito prima per la radio essere molto critico nei confronti del governo proprio perché non è stato coinvolto. Quindi, guarda, pazienza se lo dice Zaia, ma lo dice Bornacini in Germania. Guarda Gianangelo, infatti per questo ti dico che secondo me la polemica va oltre gli schieramenti politici. Lo stiamo dicendo dall'inizio di questa pandemia. C'è un tema che secondo me va affrontato il prima possibile, naturalmente appena cesserà questa situazione d'emergenza, che è il rapporto tra Stato centrale e Regioni. Mi pare evidente che così come sta andando avanti non funziona, soprattutto in situazioni di emergenza. Oggi leggevo, non mi ricordo su quale giornale nazionale, l'intervista a Sabino Cassese, autorevole costituzionalista, che ha detto che volendo ci sarebbe l'articolo 120 della Costituzione per cui lo Stato centrale si può avocare, può arrogare a sé tutti i poteri anche delle Regioni in caso di gravi problemi, rischi all'incolumità della nazionale, ma non è questo il punto. Quindi secondo me, al di là degli schieramenti politici, delle appartenenze di partito eccetera, c'è un tema che ci stiamo portando avanti, un nodo irrisolto nei rapporti tra Stato e Regioni, e ci auguriamo, questo per carità non voglio neanche sollevare ricordi del passato, ma mi ricordo visto che siamo il 5 dicembre, il 4 dicembre di 4 anni fa, con quel famoso referendum in cui si cercava di mettere in chiaro le competenze delle Regioni, cercando proprio di ridurre inefficienze e conflitti. Ma guarda, quindi che il tema è questo, non si stanno lamentando delle regioni, i cittadini non si stanno lamentando delle regioni. Cioè, quando del problema si sono occupate le regioni, cioè non ho visto i problemi anzi essere risolti in maniera dove c'era efficienza, dove c'era capacità di risolvere i problemi, i problemi sono stati risolti. Cioè, il problema attualmente è lo Stato, non è la regione. Cioè, l'inefficienza, ma ormai penso sia sotto gli occhi di tutti, cioè le inefficienze vengono dallo Stato. Se a me dicono di volere che una sanità a livello nazionale che sia uguale anche in Veneto come in Calabria, ma anche no, ci mi tengo quella veneta, ma ci mancherebbe che io voglio una sanità italiana, ma scherziamoci, neanche per sogno. Ma sono punti di vista diversi, Gianangelo. Io ad esempio vorrei che la sanità calabrese possa arrivare ai livelli della sanità veneta, perché ne va dell'interesse del paese. Ma intanto lasciamo quella che funziona così com'è che funziona. Poi pensiamo a quella calabrese, che è un altro capitolo, però sì. Far diventare la sanità del Veneto come quella della Calabria, perché ricordiamoci come funzionava la sanità quando era tutta in mano dello Stato. Cioè, ce lo ricordiamo ancora, ragazzi, non ce ne siamo ancora dimenticati. È vero che era uguale in tutta Italia, ma era un disastro in tutta Italia, però. Non è vero, perché comunque, come sai, il sistema nazionale sanitario è sempre stato un'eccellenza in Italia, dai. Difatti partono dalla Calabria o dalla Sicilia per venire a curarsi in Veneto, proprio perché in Calabria e Sicilia funziona meravigliosamente bene. Posso, prima, le posso chiedere una cosa? Non ho ancora capito se lei, perché ha fatto tutto un preambolo molto giusto nel suo primo intervento riguardante la responsabilità, insomma, e anche la necessità di stare molto attenti, ma sulla questione degli spostamenti nei piccoli comuni, lei non è d'accordo? No, perché, come ripeto, cioè, se io mi sposto da Milano, a Milano ad esempio, se io mi sposto da una parte all'altra di Milano, è come se mi spostassi da Possagno a Meduna di Livenza, che sono all'estremità della provincia di Treviso. Quindi che senso ha un provvedimento di questo tipo? Cioè, o faccio un provvedimento in cui dico, ragazzi,
tutti chiusi in casa, sono festività, non avete ragioni lavorative per cui dovete muovervi e rimanete chiusi in casa. Ma dire che non posso spostarmi nel comune limitrofo per raggiungere magari il papà, la mamma, i miei cari, io ho persone che mi chiamano, mi dicono guarda, mio papà e mia mamma hanno 80 anni, cioè è forse probabilmente l'ultimo Natale che potrò andare a fare gli auguri, abitano un chilometro fuori del comune dove risiedo, però genitori separati che dicono ma perché io non posso parlare con andare a fare gli auguri a mio figlio il giorno di Natale, ma cioè, capite che non ha gran senso questa cosa qua. Dopodiché non sto criticando in toto il provvedimento, non sto dicendo che il governo non doveva fare niente, è ovvio che il governo, secondo me, sono d'accordo, doveva approfittare delle festività natalizie dove, fra virgolette, molte attività lavorano a regime ridotto per stringere un po' di più per consentirci di arrivare ad aprile. Questo io non lo critico, io critico l'aspetto che se ci fosse stato più un coinvolgimento di tutti probabilmente avremmo trovato dei provvedimenti più a misura, perché ciò che va bene per la Val d'Aosta, io capisco le posizioni di Giovanni che rispetto alla volontà dei veneti sono in completa antitesi, però se io penso a cosa vogliono i cittadini della Val d'Aosta piuttosto che di Bolzano, di cosa hanno bisogno i cittadini della Puglia piuttosto che della Sicilia o della Sardegna, capite che l'Italia è talmente lunga e talmente vasta una penisola sul Mediterraneo, per cui usi, costumi, esigenze e bisogni dettati da un presidente del consiglio che non rappresenta più nessuno a Roma, che vuole farsi bello con le conferenze stampa, alla fine rischia di far malanni, perché proprio perché l'Italia è molto lunga e molto diversa, a volte concertare un po' delle linee standard e poi andare ad interessare i governatori delle regioni sicuramente produce delle soluzioni più consone ai dei singoli territori. Zorzi, cosa risponde a Boff intanto? Ma poi secondo lei c'è un margine, secondo lei, di modifica della situazione, visto che c'è ancora un po', c'è ancora qualche giorno che ci separa da Natale, Santo Stefano e Capodanno, secondo lei? Ma rispondendo a Gianangelo, io ricordo soltanto quel passaggio estremamente critico quando si è trattato di introdurre le cosiddette zonizzazioni tra le regioni, no? Per cui a un certo punto c'è stato la corsa delle regioni a dare allo Stato di fatto la responsabilità di scegliere. Per fortuna si è intervenuti con un sistema di parametri rigidi, grazie anche al CTS, all'Istituto Superiore di Sanità e quant'altro, che sta funzionando. E capisco perfettamente quello che Gianangelo dice sulla complessità del nostro paese. È difficile poter imporre, no, uno schema che vada bene dalla Val d'Aosta alla Sicilia, ma proprio perché siamo in condizioni di emergenza è evidente anche che a un certo punto una decisione deve essere presa, e lo spostamento tra i comuni, capisco anche qui le esigenze delle singole famiglie, delle situazioni umane, senza ombra di dubbio le comprendo, ma al tempo stesso, ripeto quello che ho detto in premessa, ci sono sindaci di comuni che in questo momento sono letteralmente invasi da questo maledetto virus, che reclamano con forza l'impedimento a spostamenti al di fuori del loro comune, quindi che abbiano un controllo alla loro comunità. Certo, è difficilissimo, ripeto, è difficilissimo, è una situazione in cui nessuno si era trovato prima, né esponenti del governo né gli esponenti delle varie regioni, quindi cerchiamo appunto di venirci incontro. L'obiettivo deve essere chiaro, che è quello di far passare le feste, per carità, rinunciamo al cenone, rinunciamo alle feste di Capodanno, l'obiettivo è far ripartire il paese il prima possibile e farci trovare pronti a quello che è la stagione delle vaccinazioni, che è fondamentale per chiudere una volta per tutte questa maledetta pandemia. Questo è l'obiettivo. Dopodiché sugli interventi migliorativi del PCM, lì lascio la parola naturalmente a chi in questo momento sta lavorando. So l'intervento di alcuni nostri senatori, è ovvio che lì poi sono tutte questioni che si rinviano ai delicatissimi rapporti che ci sono a livello istituzionale a Roma, quindi all'interno della maggioranza con le opposizioni. È ovvio che margini per intervenire ci sono sempre fino all'ultimo. Allora vi chiedo... Direi che di fondo una cosa c'è comune nel messaggio che dobbiamo mandare, che è quella di dire cittadini, se proprio non dovete fare uscire di casa per motivi lavorativi,
per motivi di estrema necessità che possono essere di carattere sanitario, eccetera. Cioè, l'indicazione è anche nelle festività, capisco che è doloroso, capisco che è magari a volte, però dovete rimanere in casa, cioè uscite per lavorare, uscite per situazioni di bisogno, ma poi se vogliamo vincere questa battaglia dobbiamo capire che dobbiamo cercare di rimanere il più possibile all'interno del nostro domicilio ed evitare quanto più possibile i contatti fra persone che in questo momento sono quelli che creano il danno. Quindi poi ognuno cerca con il buon senso di trovare la soluzione giusta. Sicuramente non troveremo i carabinieri o la polizia che farà posti di blocco il giorno di Natale, eccetera, però l'invito è ad avere tanto buon senso e a cercare di interpretare anche le norme nel modo più di buon senso possibile. È ovvio che nessuna norma è scritta mai perfettamente, cerchiamo di interpretarla al modo giusto, ma soprattutto di interpretare questa cosa che dobbiamo rimanere il più possibile a casa. Non dobbiamo chiudere le fabbriche, non dobbiamo chiudere le attività, però quando ci è possibile cerchiamo di ridurre i contatti, perché dobbiamo arrivare ad aprile, altrimenti ad aprile ci arriveremo molto male se non riusciamo ad abbassare ora la curva. Poi chissà, poi vedremo cosa accadrà con il vaccino, questo è un altro fronte, non c'è più tempo. Allora io ringrazio Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico, ringrazio anche Gianangelo Boff, responsabile provinciale della Lega, buona domenica, ci sentiremo ovviamente anche nei prossimi giorni, anche per parlare di altre tematiche. Grazie davvero e buona domenica. Grazie a voi. Buona domenica. Grazie. Allora, la pubblicità, poi gli ultimissimi minuti. Rieccoci in diretta, sono gli ultimi minuti di questa edizione straordinaria, poi vi ricordo come sempre l'informazione a partire dalle 18.30 con il telegiornale del Veneto, faremo un aggiornamento in diretta con l'assessore regionale Bottacin sul maltempo e anche sulla pagina trevigiana, ovviamente alle 15 come ha detto l'assessore si riunisce, quindi fra poco più di mezz'ora l'unità di crisi nuovamente per fare il punto della situazione. Preoccupano le ore del pomeriggio, poi la notte e anche la giornata di domani, è la continuità dell'evento che preoccupa ovviamente sia la protezione civile che ARPA e anche i sindaci interessati. Il tempo di osservare, non l'abbiamo fatto prima, il bollettino dell'azienda zero della notte con 2044 nuove positività registrate dalla serata di ieri ad oggi, con un picco di 520 nuovi positivi a Verona, il computo totale con il dato di ieri sera, quindi nelle 24 ore, di 3607 nuovi casi positivi, sono oltre, ormai abbiamo già superato purtroppo il dato dei 4.000 decessi già ieri, 4.173 dall'inizio dell'emergenza e 57 i decessi conteggiati nelle ultime ore in Veneto. Il dato poi sempre rilevante, che è stato un po' il protagonista del punto stampa oggi di Zaia, è quello dei ricoveri. E vediamo appunto il dato dei ricoveri in area non critica, 2719 e 340 in terapia intensiva. Il dato, poi il monito del dottor Paolo Rosi, responsabile della terapia intensiva, è stato quello di dire quando si dice che c'è un numero costante, insomma, delle terapie intensive, dei ricoveri, non significa che non entrano, ne entrano 20-25 purtroppo persone al giorno nelle terapie intensive e poi purtroppo molti di questi muoiono, e non è solo il dato degli over 70, purtroppo anche tra i cinquantenni. In tutto questo, la notizia di un blitz ieri sera dei carabinieri in una casa a Verona dove era in corso una festa a cui partecipavano, tra balli e libagione, 11 persone, tutte poi multate per un importo complessivo di 5.280 euro. I militari erano stati chiamati poco prima di mezzanotte da alcuni cittadini infastiditi per la musica alta che proveniva dalla casa. Al loro intervento i carabinieri hanno sorpreso 11 persone che stavano mangiando e danzando. È stata quindi fatta spegnere la musica, identificato e contravvenzionato gli 11 partecipanti e dato fine alla festa. Purtroppo ci sono ancora
questi casi. È davvero tutto, vi lascio allora al proseguo della programmazione. Questa sera 18:30 il TG del Veneto. Arrivederci.